Sì. Vabbè, poi sono altri articoli di manutenzione e cose varie. Come? Sì, ci sono gli allegati per quanto riguarda le tende, ombrelloni, per quanto riguarda i tavolini, sono alla fine. Non cambiano, non ci sono aumenti di tariffe, sono sempre gli stessi le tariffe che vengono applicate dagli uffici. Vabbè, c'è l'articolo 72, competenze della giunta comunale e del sindaco. La giunta comunale può sempre deliberare per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42. La giunta comunale può deliberare in ordine alla individuazione e localizzazione di idonee stalle o aree per razionalizzare le occupazioni di suolo pubblico in vie e piazze, determinando sia il numero per ogni via, piazza o zona che l'estensione in metri quadrati di ogni stallo. Quindi comunque anche la giunta può determinare queste cose. E poi ci sono dietro i divanetti, gli ombrelloni, come devono essere. Va bene, Sempre questo dopo. grazie, grazie consigliere Marinelli. Prego, allora, prego, uno alla volta. Allora, qualche dubbio, anche corposo, su questo regolamento. A parte la prolissità, del regolamento, che insomma poteva anche essere un po' più snello, rapido e veloce, l'obbligo dell'interfaccia col SUAP è precedente a questo regolamento, quindi è solo una presa d'atto. Per quanto riguarda, ci sono delle inesattezze, ma soprattutto ci sono dei colpi di colore. Per esempio, andiamo all'articolo 4, comma 3, lettera A, a un certo punto ci troviamo per l'allestimento di deors. Articolo 4,3 lettera A. Troviamo il termine deors, che sarà pure bello, che non so se si pronuncia deors, però non ha alcuna possibilità di esistere. Due motivi. Sul vocabolario della lingua italiana non l'ho trovato. Su Wikipedia, che non è il vocabolario della lingua italiana, l'ho trovato. E ho capito quello che si vuole intendere. Non ha motivo di esistere perché quando si fanno i regolamenti si indicano termini e terminologie. Quindi voi non dite che cos'è un deors 1, ma non sarebbe nemmeno quello il problema, perché sebbene non c'è responsabilità dell'area, me lo chiarite, lo mettiamo. Il problema del deors, a quanto ho capito io, è una struttura indipendente a eventuale servizio di un'attività posta nelle vicinanze. Che cosa significa? Sono delle casettine, delle serre. Ora, io mi rendo conto, e anche questa volta vi porto dei ringraziamenti, nella fattispecie di Brontolo, Cucciolo, Dotto, Eolo, Gongolo, Mammolo e Pisolo, cioè i sette nani, per Consigliere. aver allocato, entro nel merito, la loro casettina nel corso. E così anche loro possono fare le vacanze. Chiaramente hanno chiesto se è possibile ampliarla per l'anno prossimo, se portano pure a Biancaneve. A Biancaneve. Io non ne capisco l'utilità perché se, come mi è stato detto informalmente, è un punto informazioni, noi abbiamo l'ufficio turistico qua sotto, noi paghiamo, non è punto informazioni, si capirà se esce una determina e si capisce che cos'è, anche perché ho capito la vostra pignoleria, voler essere precisi e vicino ad ogni casa si mette il nome del proprietario,
però nessuno dei sette nani si chiama Pino. Ma sostanzialmente il De Orso è molto simile alla casetta dei sette nani. È più grande, bravo. Allora che cosa facciamo? Inseriamo il De Orso, inseriamo la possibilità di utilizzare questo De Orso, non lo definiamo che cos'è. Quanto può essere grande? Quanta superficie può avere? E soprattutto, mentre per l'occupazione di suolo pubblico, giustamente voi date un parametro che è il 50% dell'attività autorizzata, sul De Orso non date parametri. Per cui, primo emendamento, l'eliminazione della parola De Orso, perché non ve la potete inventare. Ma è l'occupazione? No, tu stai dicendo, scusami sindaco, poi può darsi che sono io sempre a leggere male, che comportano l'utilizzo di elementi del reddito urbano, tavoli, sedie come dall'allegato A e o per l'allestimento di De Orso. Quindi tu stai riconoscendo un qualcosa che però non definisci sia in sé sia per quanto può essere grande. Andiamo avanti. Per quanto riguarda tutta la parte inerente l'interfaccia col SUAP, per carità c'è una precisione, lo abbiamo già fatto perché già è attivo, quindi abbiamo già passato l'esperienza col SUAP, col procedimento telematico, che è un poco più complesso ma sinceramente sburocratizza. Quello che manca è i tempi, cioè quando io presento l'istanza al SUAP, dove mi scrivi tu amministrazione entro quanto tempo avrò una risposta? Uno. Due, quello che manca ancora di più, laddove ci sia silenzio assenso o ci sia silenzio diniego nel momento in cui non vi è una comunicazione entro i tempi che dovresti definire? Cioè, problema che noi abbiamo, ci sono delle occupazioni di suolo pubblico fatte all'ex area, o meglio all'area vigilanza, che ancora sono in definizione. Allora io mi aspettavo che su questo regolamento si diceva, vedi che io comunque entro 30 giorni, fermo restando una richiesta di integrazione, che poi sostanzialmente è l'applicazione della 241 del 90, quindi non ci inventeremmo nulla, entro 30 giorni tu saprai se sei stato autorizzato. Laddove non sei stato autorizzato, sì, ma in questo caso andremo in silenzio assenso, non in silenzio diniego. Quindi diventa problematico per l'ente. Ancora, sull'ultimo, sul capoverso 8 dell'articolo 4, ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni è preferita la richiesta presentata per prima come risulta dal protocollo informatico. È tuttavia data sempre la preferenza a titolari di attività commerciali e strutture ricettive che chiedono la concessione dello spazio antistante, fatti salvi i motivi di interesse pubblico. Sì, però se mi fai la richiesta ha un senso, se il titolare non mi fa la richiesta perde il diritto o lo acquisisce, ha un ius prime noctis, io sto là e quindi la posso fare il giorno dopo che la fai tu, anche questo non è chiaro. Poi per quanto riguarda gli atti di assenso, li deve andare a prendere il SUAP. Mentre voi nel regolamento scrivete che l'istanza va al SUAP e poi bisogna andare a recuperare gli atti di assenso, non è così. La procedura è unificata, quindi deve essere il SUAP che si fa carico di comunicare gli eventuali atti di assenso e successivamente comunica le eventuali richieste di integrazioni. Quindi l'interfaccia, se è il SUE o se è il SUAP, non cambia nulla, deve essere sempre sportello unico. Andiamo avanti e arriviamo a al comma 10 dell'articolo 12. Vi salvate perché per motivi di tempo sono arrivato all'articolo 43, quindi all'articolo 43 io finisco. Per motivi di decoro urbano i ponteggi e le recinzioni di cantiere non possono essere sfruttate neanche parzialmente per l'inserimento di spazi pubblicitari pena la decadenza della concessione. Io questo lo toglierei, perché invece lo spazio di pubblicitario lo potremmo far pagare e potremmo decidere noi come arredare gli spazi pubblicitari.
Poi al comma 12 troviamo i termini per la conclusione del procedimento è previsto in giorni 15 con sospensione del termine per acquisizione di pareri o richieste integrazioni. In via transitoria l'istanza può essere presentata in modalità cartacea al SUE. Ma fatemi capire, voi portate un regolamento e dite per quanto riguarda il SUE c'è una procedura informatica. Tutta la modulistica a disposizione, come già detto ci siamo passati e non abbiamo problemi. Ma perché voi portate un regolamento in cui dite per questi altri argomenti si va al SUE. Oggi noi non possiamo attivare ancora la procedura informatica e va bene, ci sono dei tempi tecnici, ma perché la modulistica non viene allegata? Oggi che modulistica devo utilizzare per procedere a un'istanza? Carta semplice? L'unica cosa che vi preoccupate è chiaramente l'istanza in bollo, sia per la richiesta sia per il rilascio. Non era possibile perdere 5 minuti in più, fare qualche articolo in meno e predisporre tutte le istanze anche sulla falsariga di quelle del SUAP? Ancora? No, non sono arrivato ancora all'articolo 42. Ancora, per quanto riguarda l'articolo 31, e cioè vado al titolo 4, sul titolo 4 io trovo al comma 4 i soli titolari di attività alberghiera di alberghi o hotels possono presentare al SUAP in via telematica la richiesta di occupazione di suolo pubblico per stalli in adiacenza o nelle immediate vicinanze delle strutture da utilizzare per fermare di sosta i veicoli dei propri clienti. Ogni stallo deve avere le seguenti dimensioni di metri quadri 8, metri lineari 4 per metri lineari 2. Il numero di stalli massimo è, l'hai elencato tu. Allora, io capisco come tutti quanti fanno che questo regolamento è stato preso con un copia e incolla, che a volte è positivo, da qualche altro comune, ma probabilmente questo comune ospita per la maggioranza i puffi, perché uno stallo di 4x2 metri non è adeguato per un'automobile, dovrebbe essere almeno 5x2,50. 2,50 come da normativa, ma la cosa che io non condivido, perché consentire solo alle attività alberghiere hotels quando visto che oramai la popolazione spontaneamente tende ad attività extra alberghiere come sono case e appartamenti per vacanze, come sono bed and breakfast, come sono affittacamere, perché non consentire anche a loro l'opportunità di avere uno stallo? Lì dove abbiamo l'esigenza e lì dove, e condivido, si va a verificare se ci sono o meno le condizioni per avere un garage o un parcheggio. Ancora, e qua rimango molto perplesso, per le autorizzazioni già concesse o per quelle soggette a rinnovo o proroga, anche riferite a strutture diverse da alberghi o hotels, non si applicano tali limiti e pertanto i concessionari già autorizzati conservano le superfici concesse. No, questa è baronia. Se facciamo il regolamento, tutti si devono adeguare al regolamento. Le concessioni precedenti, almeno in fase di rinnovo, devono adeguarsi al regolamento. Tant'è che sbagliando il copia e incolla, qua l'avete modificato. Se poi andate a vedere l'ultimo articolo, vi contraddicete, perché l'articolo 74... con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia ogni disposizione o norma contenuta in regolamenti contrastanti o in atto a essi collegati, in quanto il presente regolamento è l'unico a disciplinare i procedimenti amministrativi. Quindi o vale l'articolo 74, giustamente tutto quello che si è autorizzato prima almeno a scadenza viene rinnovato con questi parametri, o vige l'articolo 31, e cioè la baronia. E vale per tutto, perché qua non si parla solo di alberghi, ma si parla anche di concessioni di suolo pubblico. Ancora, lettera B dell'articolo 1, dell'articolo 32, comma 1, lettera B.
Per area concedibile si deve intendere l'area che in astratto può essere occupata e che viene definita con delibera di giunta comunale mediante la predisposizione di idonee stalle o aree. Il presente regolamento sarà successivamente integrato da tavole tecniche contenenti la perimetrazione e pianificazione delle aree concedibili, come indicato dall'articolo 72. Tale documentazione sarà approvata con deliberazione di giunta comunale. Fino all'adozione di tale delibere, le aree concedibili sono quelle che sono oggetto di richiesta e pertanto l'istruttoria del racconto della richiesta formulata, fatta salva l'acquisizione dei prescritti pareri e l'esistenza dei relativi presupposti per il rilascio della concessione. Ma che fate? Che fate? Voi dite, io faccio il regolamento di cui farà parte integrante una tavola tecnica che mi dice quali sono le aree concedibili. Però questa parte integrante del regolamento ve la rinvio a approvazione della giunta comunale. Non è così. Se il regolamento ha degli allegati, vengono approvati insieme al regolamento. Se ci sono degli allegati, non possono essere approvati in giunta. Questo comunque è un atto di pianificazione. Se individuate delle aree, è atto di pianificazione, per cui va fatto in consiglio comunale. Non potete concedere alla giunta di fare la individuazione delle aree da dare in concessione. Ancora. C'è un passaggio sull'articolo 33,4. Quando parla dell'area occupabile da parte dell'istante, nel caso che voglia estendersi al di là dei limiti che voi comunque date, e mi dite, in via del tutto eccezionale, detta area non può essere collocata nelle immediate vigilanze, salvo il diritto di terzi e previo consenso scritto di questi. Cioè, che succede? Io voglio non solo l'area prospiciente al mio fabbricato, ne voglio una anche un po' più in là o più qua, Gigino, Gigetto, devo chiedere l'autorizzazione al terzo che me la rilascia e in quel momento io ho il diritto su quell'area. Mi pare troppo articolato e sinceramente io non capisco. Quando non si può utilizzare l'area, io vado a chiedere, sì, vado a chiedere al vicino, mi fai utilizzare la tua area, visto che queste sono concessioni di 29 anni, ma se il vicino cambia e si sono più vicini, e la responsabilità poi è in capo a chi è, se c'è un portone, se c'è un accesso, diventa complicato, diventa complesso. Allora io voglio capire che ci sono alcune attività che hanno delle difficoltà, però non le possiamo andare a mandare in bocca ai cani che li aspettano. Allora, comma 5, sempre dell'articolo 33, per le attività che effettuano somministrazione, l'occupazione del suolo pubblico può essere richiesta per un massimo di metri quadri pari al 50% della superficie di somministrazione indicata nell'atto autorizzativo SCIA. In taluni casi però io andrei al 50% o comunque per l'estensione del fabbricato, perché dire solo il 50% significa che poi devi ingegnarti come ritrovarti. Dell'esercizio, cioè della parte di fabbricato che l'esercizio ha. Perché del fabbricato. Perché sennò diventa complicato, se io ho diritto al 50% mi estendo per 7 metri? Ancora, leggo. In caso ci vorrebbe nella osta patrimonio della polizia municipale, non è che ti estendi per 7 metri, cioè quello è il limite massimo, non è che devi avere per forza il 50%. Certo, no, questo è sempre previo autorizzazione. Anche qua leggo, le autorizzazioni pregresse già rilasciate possono subire modifiche senza che il concessionario nulla possa eccepire, ove vengono adottati atti deliberativi previsti dall'articolo 72. Ma no, non è che tu gli dai l'autorizzazione e poi con la delibera di giunta gliela modifichi. È sempre responsabile del servizio in virtù del regolamento.
esperienza fatta. Articolo 33, comma 10. Noi, mi pare l'anno scorso, due anni fa, ci siamo occupati del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, dove siamo andati a definire per gli esercizi di vicinato l'occupazione 50 centimetri, un metro e mezzo e così via. Ora sinceramente io l'ho votato, quindi mi rendo conto che abbiamo fatto un esperimento. Forse sarebbe il caso di estendere questo 50 centimetri almeno al metro, anche perché come quantità espositive i 50 centimetri diventano molto complicati. Non credo che i 50 centimetri al metro cambi molto, anche perché molto spesso nel corso abbiamo l'attività di vicinato e l'attività di somministrazione, che in genere è ampiamente oltre il metro, per cui per esperienza direi che questa qui la possiamo modificare. Infine, sull'articolo 38, l'occupazione di aree verdi, mi sembra stringente. L'occupazione di giardini pubblici, aiuole e altre aree verdi appartenenti al comune di Castellabate sono tassativamente vietate e non è ammessa alcuna forma di deroga. Su questo parlando di giardini, secondo me vi date la zappa sui piedi, perché se si va di nuovo col percorso della gestione in cambio dell'occupazione per un pannello pubblicitario, mi sembra troppo restrittivo, quindi mi consiglierei di eliminarlo. Ed in ultimo, sull'articolo 72, ovviamente decade tutto. Perché l'articolo 72 recita che la giunta comunale può deliberare in ordine all'individuazione e localizzazione di idonei stalli, ore attrezzate e quant'altro. Tanto per non essere prolisso, in realtà l'articolo 72 dà dei poteri alla giunta che non può avere, perché l'individuazione delle aree, la perimetrazione è in capo al consiglio. Vi invito a fare gli elaborati tecnici per le aree da dare in concessione e togliere l'articolo 72. In sostanza, io poi vi do 1, 2, 3, 4, 5 emendamenti che come al solito vi leggo. Che si propone l'eliminazione del termine de ors dal comma 3, lettera A dell'articolo 4. Si propone di inserire al comma 4 dell'articolo 31 la sostituzione delle parole attività alberghiere ed alberghi e hotels con attività alberghiere e attività extraalberghiere. Si propone di eliminare la frase dell'articolo 31, comma 4 per le autorizzazioni già concesse e per quelle soggette a rinnovo e proroga anche riferite a strutture diverse da alberghiere o hotels, non si applicano tali limiti e pertanto i concessionari già autorizzati conservano le superfici connesse. Si propone di modificare il comma B dell'articolo 32 eliminando al rigo secondo la frase da allora articolo 32 comma B, ma questi te li do praticamente sul si propone di eliminare da il presente regolamento a giunta comunale, cioè la parte relativa alle aree da definire in giunta comunale, e poi si propone l'eliminazione dell'articolo 72 e chiedo di allegare agli atti segretà. Grazie consigliere, questa lunga esposizione, battute comprese. Prego. Per darvi un po' di sollievo, vi vedo così tristi. Sì, okay. Almeno do un contributo positivo. Sì, grazie per il contributo. Prego, altri interventi, prego. Lo dico, fortuna che il regolamento
prevede in base all'articolo 4 istanze di concessione di suolo pubblico e competenze che ci sia fortunatamente la concessione da parte della giunta comunale per tutte quelle situazioni che hanno il patrocinio, quindi questa è un'ancora d'appoggio, è un'ancora di salvezza, perché tutte queste pratiche che vanno in mano al SUAP possono essere poi figlie di una lungaggine burocratica che i cittadini, anziché agevolarli, li può un attimino allungare i tempi di concessione. Poi leggevo, per quanto concerne l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di opere di ingegno di artisti e artigiani, e ancora per quanto riguarda occupazione da parte di artisti di strada, che l'inoltro è sempre per via telematica al SUAP, noi sappiamo benissimo che gli artisti di opere di ingegno, gli artigiani o gli artisti da strada sono persone che hanno ingegno, che sono artisti, però che poco sanno usare i computer e poco sanno inviare telematicamente le pratiche al SUAP. Allora, siccome sono artisti, sono persone che hanno ingegno, che hanno competenze e bravura nell'arte, nell'artigianato o soprattutto in fare spettacolini itineranti, di agevolarli e di eliminare questa cosa di andare al SUAP e poi per esclusiva via telematica, perché molte volte gli artisti da strada che vengono non occupano, cioè non portano reti, non occupano niente, fanno quegli spettacoli che ci troviamo a vivere pure noi d'estate a mezzanotte sul lungomare, cose bellissime che attraggono a costo zero, quindi così si mette uno sgambetto, si dà pochissima possibilità a loro di agire o di lavorare a costo zero sul territorio, per il territorio. E poi leggevo l'occupazione di urgenza, penso che chiunque di noi ha visto tante volte vedere dei carri gru che improvvisamente devono pulizzare una grondaia o quant'altro, eccetera eccetera, magari. Allora leggevo qua: al fine di giustificare l'urgenza o l'emergenza, relazione di un tecnico abilitato, ogni altro provvedimento di pubblica autorità che attesti l'urgenza. Allora, su queste piccole cose io penso che quando viene una semplice comunicazione, che poi magari quando io la voglio fare la comunicazione o il comune è chiuso, il protocollo è chiuso o non capita di martedì o di giovedì, allora voglio dire, con un semplice fax, con un audio di certificazione, che voglio dire la pulizia di una grondaia o l'emergenza che può nascere dalla mattina alla sera su un tetto di una casa, su un cornicione, però questi regolamenti, voglio dire, incartano il cittadino e voglio dire danno delle armi negli uffici, in questi grandi funzionari che poi magari non aiutano il cittadino e dicono: no, è il regolamento che ha fatto il politico. Allora, prima che ci troviamo questi boomerang, guardiamo questa osservazione. Ah, dimenticavo, scusa, le occupazioni per finalità politiche è capitato in mano a me 2 mesi fa, te lo dissi pure, ne parlammo, no? Metri quadrati per un gazebo che magari si apre ad ombrello, che lo metti sulle spalle e te lo porti a casa. Questi grandi atti autorizzativi per delle finalità politiche che poi, sai meglio di me, non necessitano né di pagamenti né di altro. Allora, di rendere tutte queste piccole cose un attimino più snelle, perché capisco che il regolamento preso dà, però rapportiamoci a livello locale. Grazie. Questo è un regolamento che sicuramente scaturisce dagli indirizzi dati dal sindaco, dalla giunta ai funzionari, perché non possiamo dire un funzionario ha scritto che i regolamenti si arrivano in coppa perché si danno determinati indirizzi, e questo è già premettere, perché non possiamo dire un scaricabarile. Io dico: voglio fare questo, il funzionario mi scrive questo. Allora, questo è un regolamento che complica la vita ai cittadini, anziché semplificarlo. Perché? Ma voi pensate, chi ha esperienza diretta, un povero suolo pubblico, trasferiamo anche al SUAP di Vallo. Ma non lo so questo qua. Per fare una domanda di suolo pubblico, andiamo a ballo. Vabbè, questo è un regolamento anticostituzionale, perché non potete garantire privilegi a nessuno. Il regolamento disciplina la materia da oggi, da domani, da dopodomani, non perché chi tiene tene e chi ha dato a date e chi riduciamo il 50%. Così ora è la legge, il DPR del 160 del 2010, che noi telematicamente dobbiamo mandare tutto al SUAP, non è che lo facciamo a portare. Ma noi siamo regolamentati, io dico anche il SUAP, perché SUAP?
Aspetta, come... io non ti stavo accusando a te, Marina, il caso stava per fare l'interesse. Allora, il discorso, 29 anni non sono favorevole, 3 anni. Quindi, anche se all'epoca c'era quello di 29 anni, 3 anni, perché è una cosa sì, che quasi, quasi che uno tu vinne. Vabbè, c'era così, però così si può modificare. Nel 98 era così. Poi è stato modificato questo regolamento nel 2003, sempre con la collaborazione di tutti, in due casi. Poi c'è questo fatto del divallo, si complica veramente la vita. Ma come si fa a fare? Noi dobbiamo essere pratici. Viene uno che deve pigliare un suolo pubblico, qua dice aspetta, poi fai la domanda a un bollo, poi va a Ovalla, Ovalla si funziona, quando funziona, sapete benissimo come vanno le cose, poi porta da Marca la bollo, poi vabbè, tutte queste cose, eccetera. Ma quella, la cosa grave, che non poniamo i cittadini nell'uguaglianza, ci sono cittadini di serie A e serie B. È un regolamento che disciplina, se diciamo da oggi, sempre quando fu fatto il 98, io ero in minoranza e votai contro insieme a Ciardi, questo qua, insieme a Lucio Durazzo, il sindaco attuale era assente, perché bisogna, sono qui, ed era in minoranza anche lui. Allora, quando abbiamo fatto questo regolamento, noi non abbiamo detto a partire dal 1 gennaio 1999, mi sembra. Mo noi facciamo un regolamento che diciamo ad alcuni tenete il suolo che tenete, un altro che tiene un locale di 8 metri quadrati, 10 metri quadrati, deve avere 4 metri quadrati. Sono scelte giuste, sono giuste, no? Se valuta così, però la disparità dei cittadini davanti alla legge, davanti a un regolamento, non esiste un regolamento che facciamo una cosa, o lo rimaniamo tutti così, e questo è uno. Il fatto del swap è il fatto che, secondo me, i passi carrabili da tassa diventano canone, mai applicato. Se tu tieni un cancello davanti casa, tranne i casi di cui all'articolo 30, tranne i casi in cui non c'è cancello, eccetera, se lo chiedi, va bene, noi facevamo. Mo il discorso deve pagare il canone, anche se non lo chiede, perché il vigile deve attuare questo regolamento. Quindi chiunque ha un che non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 30, mi sembra, di questo, sono esclusi dall'occupazione di spazi, cioè sono esenti dal pagamento del canone tassa di concessione le tipologie di seguito elencate. I passi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap con disabilità, gli accessi carrabili, passi carrabili a raso o privi di opere, le occupazioni effettuate dallo Stato, va bene, io li farei pagare lo stesso anche questi qua, scusate, sotto i servizi comunque devono pagare, bene l'Enel, bene questo, non è che sono lo Stato, quelli sono servizi che vengono a occupare il suolo pubblico e devono pagare come pagano i cittadini. Allora noi questo regolamento dobbiamo porre i cittadini tutti uguali davanti alle disposizioni che noi diamo. Uno, dovete riflettere sul SUAP perché è pesante, guardate, è pesante. Mo non ci dobbiamo mettere un attimo dalla parte dell'altra parte della scrivania, perché quando va a coperta dei affa a un solo pubblico e magari per 10 urne, un'opera edilizia, una manifestazione c'è. Fate dire, andiamo al SUAP, anche se mediante computer, diciamo, però è complesso. Poi non te li rilascio, non te fanno, insomma, non sanno la nostra realtà e quindi noi dobbiamo cercare di snellire, ma snellire con gli indirizzi. Noi stamattina potremmo dire, vogliamo fare queste cose, rivedete questo regolamento perché deve andare in questa direzione, perché non vogliamo così, vogliamo con lì, eccetera, eccetera. Però non possiamo, ecco, anche in questo caso è un modo come fare soldini. E dovete riflettere, perché il momento è drammatico, ecco, ma non ci sono cose, ma tu la tara legge cose, non è che non le leggiamo, va bene.
Io per il momento ho concluso. A voi la riflessione. Grazie. Io allora, votai altri... contro il 98, voterò contro adesso perché ecco. È uno complesso che complica la vita ai cittadini, li mette di fronte alle difficoltà economiche, aggrava il peso economico alle famiglie. Vabbè, allora, se voi siete ricchi, noi siamo dalla parte dei poveri e cerchiamo di fare i poveri. Dopo questo intervento del Robin Hood Maurano, prego, altre parole. Prego. Posso? Allora, sindaco, io ho letto un po' il regolamento. Sindaco, ho letto il regolamento, non tutto ovviamente, perché è talmente complesso e farraginoso che credo che ci vogliono diverse ore. No, non l'ho letto, lo dico sinceramente. Ho letto i versi principali, diciamo, ho cercato di capire un poco dove andava a cambiare la situazione. E sinceramente, sindaco, lo dico davvero, diventa inapplicabile questo regolamento, guardate, dal punto di vista proprio dell'applicazione, dal punto di vista proprio della fattibilità, è complessissima la cosa, perché questo è un regolamento che viene in una grossa città metropolitana, probabilmente, forse se è lì la confusione. Noi che siamo un paese turistico dove i tempi sono molto più rapidi, chi deve fare uno spettacolo viene la sera per la mattina, chi vuol fare una pedana di tipo per l'esposizione culturale, per un'esposizione di qualsiasi cosa, deve fare una pratica al SUP. Guardate, io vi invito a vedere la pratica al SUP com'è, perché ogni pratica al SUP ci vuole la firma digitale, si deve rivolgere un tecnico qualificato, abilitato, che possa fare questa cosa, e vi assicuro che i tempi sono complessi, la procedura è complessa, cioè andiamo a gravare il cittadino di tantissime altre cose. È ovvio che i costi aumentano, perché il tecnico privato è ovvio che non lo fa, grazie, scusate. Mo parlo con gli interessi delle categorie dei tecnici, non me ne vogliono. Ma la verità è questa, che quando uno si rivolge a un tecnico, quello niente gli deve dire quello che viene, perché la pratica, il sistema, c'ha il semaforo, se non scatta il verde, me ne danno atto i colleghi, non va alla pratica. Quindi ci vuole tutta una serie di elenchi, di cose, firma digitale, PDF in formato digitale e quant'altro, che ci vogliono giornate intere a fare. Allora, mi invito un attimo a riflettere, a rivedere queste cose, perché quando poi andate ad applicarlo, ci saranno problemi seri, perché non tutti quanti, secondo me, possono fare questa cosa. Quindi vi invito, Salvatore, a riflettere seriamente. È complesso il regolamento, complessissimo. C'è una giornata solo a capirlo, probabilmente. Io vi invito a rivederlo e a ridiscuterlo, probabilmente. Va bene, grazie consigliere. Altri interventi? Prego, consigliere Di Biasi. A me sembra che comunque la cosa più importante è che in questo momento non sia chiaro il discorso se questo regolamento è, Salvatore, applicabile da chi fa l'istanza oggi e da domani, o a dire no, però mi sembra che quello che faceva presente il consigliere Durazzo, rimangono dei dubbi rispetto a degli adeguamenti, o almeno in sede di scadenza o di rinnovo di concessione. Noi dobbiamo stare attenti su questo perché rischiamo di creare dei danni, si rischia di creare dei danni a delle attività già esistenti. Per esempio, io provo a leggere solo una prescrizione che voi avete messo. In ogni singola via deve essere garantita l'uniformità degli elementi di copertura di arredo urbano, o solo ombrelloni o solo tende parasole e così via. Viene ribadito più volte. Cioè voi dite che in realtà chi ha una concessione di suolo pubblico o la copre con la tenda o la copre con l'ombrellone, però prevedete anche che la tenda ha un'estensione massima di 3,50 m. Noi abbiamo concessioni attuali che hanno una profondità pur 15 metri, significa che noi gli altri 10 metri come glieli facciamo coprire a questi qua? C'è questo problema. Poi concludo, come ad esempio io non so nei materiali e colori se è previsto il legno quando si parla di tavolini o meno, io non li conosco questi materiali qua. Bisogna stare attenti anche su questo, perché è una cosa che a uno gli facciamo rimuovere la sedia di plastica, è una cosa che gli impediamo di rimuovere tavolini e sedie che hanno un certo valore. E infine, congiungendomi a quello che dice Durazzo, sui B&B, io vi ricordo che noi siamo stati tra i primi comuni ad applicare la legge 17 del 2001 per garantire maggiori servizi a chi ospita, voglio dire, i nostri turisti. E noi evitiamo oppure escludiamo il B&B da potergli dare uno stallo. Questo secondo me, cioè voglio dire, è un servizio che va dato, perché noi abbiamo dei B&B che hanno difficoltà nell'ospitare i propri clienti. E quindi questa è un'altra valutazione che noi dobbiamo fare. Questo è quanto. Assolutamente, assolutamente. Allora, ha chiesto la parola il consigliere Montone.
No, consigliere Di Biasi, se vedi l'articolo 1 al numero 6, ogni occupazione è subordinata al parere obbligatorio e vincolante del comando polizia municipale. Quindi su ogni richiesta che viene fatta, anche se va al SUAP, il comando comunque ti deve dire se può andare o non può andare. Il problema degli ombrelloni che dici tu è la legge, è la legge. Tu mi contro la legge. Andiamo contro la legge. Questa è. Per quanto riguarda poi gli stalli per gli alberghi, cioè fatti, vedi quanti alberghi, pensioni, la legge 17 che dopo ti dirà il consigliere Montone, affittacamere, materialmente tutti questi stalli noi non li teniamo a Santa Maria. Prego consigliere Duraz, consigliere Montone. Sì, volevo rispondere al consigliere Di Biasi su due aspetti. Il primo, la volontà di fare questo regolamento è dare un decoro e dare una regolamentazione alle occupazioni abusive, non abusive, quelle regolamentate, che comunque non hanno nessuna linearità, quindi sul corso, come in altre parti del territorio, chi mette la tenda rossa, chi la mette bianca, chi mette l'ombrello. Vabbè, tu ti riferivi al fatto che la tenda ombreggiante spesso l'esercente non avesse la superficie sufficiente per utilizzare la tenda ombreggiante, allora si avvaleva degli ombrelloni per completare la superficie da ombreggiare, e questo non è vero, perché le tende arrivano fino a 15 metri di profondità sulla concessione. Ed è obbligato 3,50 metri. Poi per quello che riguarda gli stalli, tu hai ragione che questo è uno dei primi comuni a regolamentare e a tenere sotto controllo la legge 17, i bed and breakfast, le seconde case, e questo lo fa anche con attenzione. Proprio per questo ci sono oltre 900 autorizzazioni per bed and breakfast, case vacanze, in forma non imprenditoriale, cioè qui fino a 3 appartamenti. Se volessimo garantire uno stallo per ogni autorizzazione, ci sarebbe, oltre che una sproporzione tra gli alberghi, che da 1 a 10 camere hanno diritto a uno stallo, ci sarebbe una saturazione degli spazi di parcheggio, quindi daremmo lo stallo a chi ha l'autorizzazione e impediremmo ai residenti e ai passanti di parcheggiare la macchina. Quindi purtroppo bisogna fare delle scelte. Chi ha l'autorizzazione per la legge 17 in genere dovrebbe anche garantire un posto macchina privato nella sua proprietà. Questo per le cose di mia competenza. Grazie consigliere Montone. No, chiudiamo il giro. Consigliere, tu proprio hai fatto un intervento lunghissimo a tutte le argomentazioni. No, chiudiamo un momento solo sulla, diamo la possibilità di replicare al consigliere Marinelli, però replica una volta per cortesia. Allora, non dobbiamo, mi sto chiedendo, fare il dibattito botte risposta. Non è un dibattito, però dai tutte le spiegazioni. Consigliere Durazzo, tu hai esposto, concludiamo, poi facciamo la conclusione e andiamo avanti. Per quanto riguarda De Ors, l'eliminazione del termine De Ors, se giri un pochino l'Italia, già se vai Lucca, Pisa, questi paesini tipici, Salerno, ne trovi tantissimi. Vogliamo cercare di creare dei orsi, infatti sono in fase di progettazione, non ci sono adesso i progetti, su questo vi do ragione, per cercare di far aprire questi piccoli ristorantini e bar anche d'inverno per farli lavorare, perché tu ti metti dentro, sì, a casa di Pulcinella o cosa, però almeno la gente esce, perché se tu vedi qua nel corso, sono tutti chiusi. Ma perché sono chiusi? Perché la gente dentro non ci va, non ha lo spazio, quindi col dei orsi tu stai fuori. Ti pigli un caffè fuori, puoi fare due chiacchiere. Chi sono De Ors? Grazie, consigliere Marini. Allora, fondamentalmente, no, ma il dibattito è contraddittorio. No, allora, aspetta, la sostituzione che qua mi dici delle parole attività alberghiera o alberghi hotels con attività, ti ha risposto Carlo. È la stessa risposta di Carlo. Dimmi tu, poi per quanto riguarda gli 8 metri quadrati dei posti, qui non è che sono posti permanenti, gli alberghi li devono usare per carico e scarico, non è che arriva un cliente, si ferma e se ne va, rimane là e chiude la macchina, tecnicamente, è un carico e scarico, è un carico e scarico. Ha parlato tu, non mi puoi rispondere. Fai sempre tu.
Io ho detto favorire gli amici. Voi volete favorire gli amici con questa procedura. Se volevi fare i De Orsi, mi dicevi come si fa il De Orsi e con quali caratteristiche. Ne viene sempre favorire gli amici, perché già avete telefonato per dire ti faccio fare il De Orsi. Abbiate il coraggio o di essere seri. A chi ha telefonato? A chi ho telefonato fuori De Orsi? Ma a chi? Allora, chiusa la discussione. Ok, allora, chiusa la discussione. Consigliere Durazzo, abbiamo ascoltato in silenzio tutte le cose che hai detto e abbiamo ascoltato. Allora, mo resta calmo al tuo posto, perché dai la possibilità a Marinelli. Poi ti piace o non ti piace, Marinelli ti sta dando una risposta. Allora, fondamentalmente in questo discorso io ci terrei solo a una cosa che secondo me va tenuta in considerazione, perché il regolamento così composto effettivamente è complesso, è articolato, è molto, sì, è molto allora noi dobbiamo anche, per essere coerenti, e mi riferisco a quanto diceva anche il consigliere Lo Schiavo rispetto agli artisti di strada e rispetto alle attività, la giunta comunale ha adottato una delibera con la quale ha stabilito che tutte le attività che non sono a scopo di lucro, quindi tutte le attività, compreso gli artisti di strada e tutte quelle attività che vengono da associazioni, non passino attraverso, proprio per snellire questa procedura, non passino attraverso il sistema appunto del SUAP, ma abbiano una corsia preferenziale più snella che passa attraverso gli uffici competenti, gli uffici comunali, proprio per facilitare questo tipo di domanda, questo tipo di attività. Quindi io inviterei, non so in quale articolo è contemplata questa disposizione, anche per avere una coerenza con quello che la Giunta ha detto, questo tipo di attività le esoneriamo e le occupazioni passano attraverso una, se questo è possibile, però dovrebbe essere responsabile a dircelo, anche per uniformarci a quello che abbiamo fatto in giunta, che le attività appunto le trattiamo e le discipliniamo diversamente. Poi per quanto riguarda le competenze della giunta, sono previste dalla legge, la giunta ha possibilità di determinarsi, vabbè, non sei il codice civile, poi lo leggerai. E seconda cosa, il discorso del 50% è proprio per dare un limite, proprio per dare un margine, per evitare che attività con un numero inferiore, un numero di metri quadrati disponibili interni, faccia richiesta di occupazione all'esterno molto più grandi di quello. Quindi il regolamento va per la prima volta a regolamentare questi aspetti, dove c'era oggi assenza, perché in teoria una domanda si poteva fare. Quindi si va a fare un ordine e si va a fare una regolamentazione su queste materie. Io sono d'accordo e invito a fare una valutazione, chiamando casomai anche il responsabile, se è possibile snellire tutte quelle attività che sono per le associazioni e per le attività non profit in genere, che poi un'attività, un esercizio o un'attività debba comunque fare una pratica attraverso il SUAP, non ritengo nulla di scandaloso, perché è una pratica a tutti gli effetti, si fa la domanda, si fa online, insomma. E farei una distinzione fra attività a scopo di lucro e attività invece che sono occupazioni di suolo pubblico per attività, per esercizi, insomma, che fanno una procedura che è quella prevista dalla legge con lo sportello unico. Sono d'accordo. Prego. Pure, ma secondo il funzionario bisogna fare, quelli sono i passaggi da fare, secondo il funzionario. Potremmo alleggerire, diciamo, è il titolo particolari concessioni, pagina 4, di suolo pubblico, obblighi generali del concessionario. Articolo 9, l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di opere di ingegno di artisti e artigiani. Poi c'è l'articolo 10, occupazione di suolo pubblico da parte di artisti di strada. Vabbè, e occupazione di spazi sottostanti suolo pubblico da parte di servizi di rete, credo di no. Questi poi per motivi edili, io stavo riguardando un poco, credo che l'articolo 9 e l'articolo 10... Però un'attività che viene un volume interno che non è pari a zero, ma ci manca via poco.
azione, perché se ha un'interno che è uguale a 10 metri quadrati, 15 metri quadrati, dici che richiesta fa? La richiesta è 7 metri quadrati. Allora dobbiamo guardare questo aspetto, perché tale è il comune sono storitore. E forse di orse, diceva il consigliere, devono essere applicati più a queste attività che non hanno interno, e non già un 80-90% interno. Se vogliamo avere una parità di trattamento e non una disparità, perché più chi ha più avrà, chi non ha non avrà, e questo è un paradosso nel nostro momento, quindi per quello hanno guardato attentamente. Se no comunque è un boomerang che ritorna comunque contro la politica, chi amministra. Ma è un regolamento che ha approvato, l'ha approvato il consiglio comunale, nella fattispecie il sindaco, l'amministrazione e il consiglio comunale. Cioè, non sono aspetti marginali, sono sostanziali. Pure io. No, ma io credo che per aprire un pubblico esercizio penso ci vogliano dei requisiti minimi anche rispetto alle superfici, dei requisiti minimi rispetto alla situazione sanitaria, ci sono tutti dei requisiti. Allora, io credo che ritengo, per quanto mi riguarda, poi è evidente che il Consiglio è sovrano, che probabilmente questo regolamento debba tendere, diciamo, a disciplinare delle situazioni che effettivamente fino a oggi erano di ampia discrezionalità. Allora, fino a oggi c'era un unico potere, quello di, dopo il parere del comando vigili urbani, c'era il potere della giunta, ai sensi di un articolo del precedente regolamento, ma quello è diverso come parere. C'era il potere della giunta di rideterminare l'ampiezza di alcune concessioni di suolo pubblico. C'era un potere molto, ma molto discrezionale, ritengo, da parte della giunta, perché la giunta poteva, indipendentemente da una superficie richiesta di 100 metri, dice io te la voglio diminuire a 30 metri quadri. Oggi fissare dei criteri, dei parametri del 50%, se ne può discutere esaminando poi le varie tipologie, oggi fissare dei parametri fino a un massimo di, credo che sia meno discrezionale di quello che erano la precedente direttiva del regolamento di occupazione suolo pubblico. Poi è evidente, io ribadisco che per aprire parliamo di pubblici esercizi, debbano comunque avere dei requisiti minimi, perché io non credo che un bar o un ristorante possa aprire ai sensi delle leggi di carattere sanitario avendo un locale di 5 metri quadri. E ci sono, allora, purtroppo c'è da dire che, lo dobbiamo dire, perché poi mettiamo in discussione, io sono la prima a voler mettere in discussione, il fatto del SUAP. Il SUAP ha purtroppo, e lo dobbiamo dire, e questo io sono un ragionamento, il sindaco lo sa, i consiglieri lo sa, è una valutazione che saremo toccati a fare, perché il comune, visto il potere della legge che ha dato al SUAP queste competenze, è stato esautorato, nel senso che sapete bene che il comune ha 60 giorni per esprimersi in materia urbanistica e in materia sanitaria, che non è più di competenza dell'ASL, a meno che non ricorrano dei casi di reati di carattere penale, i termini si allungano. Io vado al SUAP, parlo dei pubblici esercizi, parlo di tutto, gli esercizi commerciali, nel momento in cui presento la scia, io da quel momento non posso aprire. Il comune ha 60 giorni, è così la legge. E allora questa è la valutazione che invece un consiglio comunale dovrebbe fare. Al di là, effettivamente è pesante questa situazione delle occupazioni che devono passare attraverso il SUA. Purtroppo ce lo impone la legge. Allora noi, consiglio comunale, credo che qui siamo chiamati alle scelte. Si potrebbe anche pensare di fare una scelta diversa. Usciamocene dal SUAP, facciamocelo per fatti nostri. Cioè, voglio dire, qua sono le scelte di carattere politico, ma non andare a contestare le competenze previste dalla legge. Dalla legge, io sono la prima a convenire su questo, quindi, non è la prima volta che lo dico, quindi poi continuo a dire, caro Alessandro, questo serve
Questo serve a disciplinare con meno discrezione le occupazioni di suolo pubblico, eh? Questo. Sì. Perché è inutile che mi dici per il futuro tu devi avere condizioni, ora devi rispettare sì. la normativa per avere sì. un locale che già c'è e che oggi purtroppo vive allora. non ha sbocco all'esterno, no? E comunque fa attività e comunque ha tutti i permessi. Allora, io premetto che guardate qua effettivamente allora, siamo se lo fai per il futuro puoi seguire tutto quello che il regolamento che guarda il futuro ha detto la parola magica l'assessore Presa. No allora un regolamento che purtroppo vabbè lasciamo stare De Orso sì. problema di fondo caro assessore un regolamento faccio appello al consigliere devi contemplare tutti questi aspetti perché non è che tu ti venga a chiedere un De Orso che tu mi dicevi prima girare, sono d'accordo, pure io ho girato che non c'era più qua, però molte volte i DEOS sono ad appannaggio di piccole attività, non di grandi attività, perché sennò passa quel concetto che chi più ha, più avrà, e chi non ha, non avrà mai, e questo regolamento va a sancire proprio questo, è una sbagliata di trattamento di questo aspetto. Siamo un'amministrazione in questa direzione, chi ha, allora, dire che non era stato disciplinato il suo numero, cioè quella regola, quindi 16 maggio 2003 è stato integrato con l'assessore Cecino Rizzo, però il discorso non abbiamo tenuto punto. No, io non ho detto questo, io non ho detto questo. Quando sono, cioè noi dobbiamo andare al sud, nel momento in cui c'è un aspetto edilizio di decoro, cioè. Ma quando è solo il suo, ma secondo me a che serve? Va al suo, perché sennò chi lo bloccano tu? Questa è la riflessione. Vabbè, però poi i centri storici, ma sono tutti localucci. Allora si facevano piccoli locali. I centri storici, la parte di Santa Maria storica, di San Marco storico, Nucoli, lì ci voleva una differenziazione. Però che cosa avete fatto? Che da oggi in avanti. Chi chiede il suolo pubblico al 50% del locale? Quelli che ce l'hanno già lo tengono, anche nei centri storici, nelle parti. Allora, cioè, come dicevo prima, c'è una disuguaglianza nei cittadini. Un regolamento non può creare disuguaglianza dei cittadini, deve creare uguaglianza. Il regolamento però serve a evitare che questo continui a succedere, quindi delle norme servono. Però hai posto un problema, secondo me, che è quello poi più interessante, è quello del SUAP su determinati procedimenti, come in questo caso occupazione solo pubblico e sue. Quindi approfitterei pure della presenza dell'architetto Nicoletta, che è responsabile, per illustrarci un attimo breve. Oggi le procedure, il discorso del SUAP, però devi usare un microfono, architetto. In modo da poter relazionare. No, lui è un responsabile. Se vi leggete, noi andiamo al SUAP, no, non per una scelta personale, ma perché ce lo impone la normativa, perché oggi c'è tutto un sistema di controlli che solo in questo momento il SUAP può fare, perché ha attivato una piattaforma che il comune non ha. Poi se voi non volete andare al SUAP, semplicemente il comune fa una scelta politica, esce dal SUAP e facciamo l'ufficio SUAP al comune, ma oggi io, stando alla normativa, devo far passare queste istanze per il SUAP, fermo restando che il SUAP è solo l'ente che praticamente si fa carico della richiesta, perché poi tutti gli altri controlli sono fatti dal comune e dall'ufficio tecnico. Semplicemente per normativa io non posso accettare istanze perché devono essere fatte telematicamente sul SUAP. Se poi noi vogliamo diventare autonomi si fa una scelta, usciamo dal SUAP e gestiamo le pratiche. Attenzione, usciamo dalla sistema Cilento e gestiamo il SUAP in proprio. Esattamente, sì. Con le sedie
Sì. Prego, dottore Di Luccio, prego. Il problema è questo qua, che anche se il comune volesse sganciarsi dal SUAP, dovrebbe garantire comunque un sistema di invio telematico e di gestione delle pratiche. Attenzione, a parte questo, Francesco, scusa, chiariamo un momento, sì. Non uscire dal SUAP, uscire dalla Sistema Cilento, Sistema che è Cilento, la società perfetto. Che gestisce il SUAP. Perfetto. Se noi volessimo, noi, ecco, perché se noi il SUAP farlo, noi possiamo gestirlo anche in proprio. Perfetto, dovremmo utilizzare gli stessi strumenti telematici. A parte questo, perché si parla di portale telematico? Perché se voi venite a vedere le istanze, a differenza di come era prima, lo Stato cerca proprio di controllare l'eventuale evasione. Ogni istanza è inviata... perfetto, all'Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL. Il SUAP, prima diciamo sentivo diciamo, i vari commenti, purtroppo nel momento stesso in cui viene inviata la pratica, il controllo è totale ed è l'unico sistema che permette di effettuare questi controlli. Per questo si utilizza il portale telematico, tenendo presente che a livello pratico il SUAP si sostituisce al protocollo dell'area 1. La pratica è protocollata lì telematicamente, ma poi inviata a noi. E noi la gestiamo ed arriva perfetta perché è compresa degli allegati, c'è un maggior controllo, c'è il controllo della Polizia Municipale, dell'Ufficio Tributi, controllo dell'urbanistica. E infatti diverse attività sono state bloccate. Sono state bloccate. Poi c'è diciamo, l'attività del sindaco della giunta che può andare a disciplinare di volta in volta. Sembrerà strano, prima sentivo, non so, sentite il fatto dei procedimenti amministrativi della modulistica. Allora sui procedimenti amministrativi non è stato riportato all'interno del regolamento per un semplice motivo, che il portale essendo telematico già fornisce le informazioni. Io voglio fare questa attività 30 giorni, massimo sospensione di ulteriori 30. Non viene fatta la modulistica perché il Consiglio Comunale non ha competenza, non per disprezzo, ma perché l'attivazione della modulistica è di competenza del responsabile di area, che sono attività di gestione. Se oggi voi andaste a provare una modulistica, cosa succederebbe? Che se domani cambia la normativa bisognerebbe andare di nuovo in Consiglio Comunale e riapprovare il tutto. Diciamo come a livello lavorativo il SUAP ci sta aiutando comunque a gestire meglio la... Noi abbiamo fatto una delibera di giunta che derogavamo dal SUAP tutte le iniziative sì. delle associazioni senza scopo di lucro. Sì. Io mi chiedo, non potrebbero rientrare, modificando qui, stavo vedendo nell'articolo 9, titolo secondo, l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di opere di ingegno di artisti e artigiani. Dottoressa, con tutto il rispetto, occupazione di suolo pubblico da parte di artisti di strada. Perfetto, con tutto il rispetto, dottoressa, queste sono proprio le attività che sono soggette a maggiore monitoraggio perché sono quelle attività in cui sì, le persone si dichiarano produttori di beni, attività del proprio ingegno e non risulterebbero mai censite agli organi tipo Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate. Le faccio un esempio, ci sono alcuni stranieri che è risultato che le autorizzazioni di attività commerciale, per svolgere attività commerciale, non erano neanche registrate all'agenzia, alla Camera di Commercio, avevano problemi con la questura. Invece con il SUAP tutta questa fase è passata. Però ritengo, siccome è una volontà che già ha espresso la Giunta e che penso voglia esprimere anche il Consiglio, cioè di esonerare da questa procedura questo tipo di attività, ripeto, le attività che sono le attività non profit, le attività delle associazioni locali che fanno attività, manifestazioni durante l'estate, vuol dire, è possibile prevedere in questo regolamento l'esonero, perché c'è anche una coerenza con una delibera... Tutto quello che non produce reddito potrebbe essere... Sì. No, vabbè, ma noi dobbiamo cercare e dobbiamo cercare. Mi fa piacere che muoia giustamente. È così. Allora, va bene. Quindi è possibile in questo capo al cui faceva riferimento il vice sindaco inserire anche queste attività, tutte le attività no profit, in maniera tale le associazioni. Ma quello già l'avete disciplinato con l'abbiamo fatto una delibera di giunta. Con la delibera di giunta. Però non vorrei andare in contrasto con questo regolamento, siamo certi. No, questa delibera di giunta, essendo atto successivo a livello temporale e per diciamo come sovraordinato, comunque recepisce quello che avete già deliberato in giunta. Eventualmente potete mettere, diciamo, come posso dire, una postilla, un richiamo che si perfetto, richiama questa perfetto, delibera di giunta. Perfetto. Che tutto quello che non produce redditi, il non profit, sia per maggiore snellezza, sia perché là non c'è un vero e proprio controllo a livello fiscale,
riproponiamo lo stesso contenuto della giunta. Perfetto, e allora questo mi sembra la cosa... Però da come avevo capito, perdonate sindaco, la dottoressa parlava di questa attività... Ah vabbè, era una proposta. No, quello là... che hanno poco volume interno. Allora, quella è una scelta vostra. Voi potete partire dall'1% al 100%. Potete fare... Io sentivo prima dei centri storici. Ne parlavamo, un centro storico è caratterizzato dalla ristrettezza del vicolo, quindi diciamo, è inutile dire che un locale dentro ha 100 metri quadrati e fuori ne vuoi prendere altri 100, non li avrei mai. Poi sì o no puoi mettere un tavolino. Poi sono scelte... Perfetto. A parte il fatto che questo che avete, allora questo è un regolamento che prevede diciamo, un certo livello operativo. L'articolo 72 dà comunque la possibilità alla giunta di ridisciplinare di volta in volta. Perché non è. Ho detto questo che dici tu, visto dalla legge. L'ho detto nella fase iniziale, che questo regolamento è salvato da questo articolo. Però una alla volta. Fate completare un attimo, una alla volta. Questo diciamo la possibilità della giunta è ricollegato a, non mi ricordo bene l'articolo, dovrebbe essere il 53 del codice dei beni, no, il 72 del regolamento, il 53 del codice dei beni culturali, che sostanzialmente dice questo, che gli enti possono individuare le zone in cui vietare le occupazioni di suolo pubblico o vietare determinati tipi di attività, tipo se la giunta domani mattina a seguito delle lamentele dice che su Corso Matarazzo ci sono attività che danno fastidio, la giunta con il parere della sovrintendenza blocca tutto. Quindi la possibilità di aumentare quel 50... Non fa il piano come si recita nell'articolo. La giunta... Se mi date un regolamento, quello depositato però. L'articolo 72, il primo comma, dice che la giunta comunale può sempre deliberare per dare attuazione a quanto previsto l'articolo 52. Allora c'è la norma, l'articolo 52 del codice dei beni culturali non individua l'organo, se può essere il consiglio o la giunta. Non individuando l'organo, il primo atto propulsivo deve essere per forza quello una delibera di giunta comunale, è l'amministrazione a decidere. Che dopo... Allora, l'articolo 32, comma B, sì. Area concedibile. Area concedibile si intende l'area che in astratto può essere occupato e che viene definita con delibera di giunta comunale mediante la predisposizione di ogni stalli o area. E non è la stessa cosa dell'articolo 52 del 4204. Qua dai potere di pianificazione alla giunta, quando tant'è che poi sì. Dici che il presente regolamento sarà successivamente integrato da tavole tecniche che insomma, facciamo... Perfetto. Qua dai poteri di pianificazione alla giunta, che secondo me invece è in capo al consiglio. Ok. Poi tu hai ragione, questa è un'interpretazione, però il 52 del codice dei beni culturali parla l'ente, non definisce l'organo. Proprio perché non definisce che l'organo, poi... diamolo al consiglio. Allora, questa è una scelta vostra. È una scelta politica. È una scelta, vostra, però io se la devo vedere. Ma perché sul regolamento precedente chi deliberà? Ma si sbaglia una volta, non sbaglia la seconda. Vabbè, allora, l'interpretazione prego, del dottore, 52 continui. È proprio quello. Altre domande? Domanda che sì. Sul potere concessorio, sì. Del famoso 50% che ci siamo detti e ridetti, è una discrezionalità politica che possiamo cambiare adesso il regolamento, questo passaggio lo possiamo modificare? Adesso se volete no, ma attenzione è chiaro che è una scelta, potrebbe essere il 100%, potrebbe essere lo 0%, è chiaro che è una scelta dettata dal fatto di passare da uno strumento che non è normato, non è regolamentato, a un limite massimo di concessioni, per cui il ragionamento scaturisce dal fatto che se tu occupi 100 metri e hai una scia che ti consente l'attività per 100 metri all'interno, non puoi chiedere come limite massimo più del 50%. Sì, ma io questo ragionamento... Oggi questo strumento non c'è.
te l'ho fatto all'inverso. Io che non ho il 100% all'interno, a me non mi interessa, cioè, forse non mi sono spiegato bene prima. Qua non parliamo di attività che hanno, che sono grandi all'interno. Io sto parlando di attività che sono piccole all'interno e che quando vanno a chiedere il 50% per l'esterno, vanno a chiedere un 50% su null, perché parliamo, io sto parlando di buchi, di attività che hanno un volume interno che può essere rappresentato da 12, 13, 14, 15 metri quadrati ed è irrisorio che chiede la concessione di 7 metri quadrati. Ma caro architetto, sono attività che già sono, esistono. Allora se voi mi dite che cosa? Allora, nel regolamento c'è scritto che si devono adeguare. Voi eventualmente, se voi volete, potete dire fatto salvo il pregresso. Il discorso che veniva fatto è che quando si... sulle norme transitorie. Sulle norme... Allora, il discorso che viene fatto, che bisogna capire, è quando si parla di suolo pubblico non si tratta di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo. Partire da questo presupposto significa essenzialmente che non è che io ho l'astratta possibilità di avere il suolo pubblico e me lo devi dare. L'ente, se lo vuole dare, lo dà. Partendo da questo presupposto. Allora, perché è stato messo il limite del 50%? Nella prima stesura non è stato messo. Ragionando poi con il consigliere Marinelli, cosa capiva? Che nelle... Come? Sì, sì, ma è fondato, diciamo, sul ragionamento logico, per un semplice motivo, che nelle vecchie concessioni si vedeva che si partiva, il titolare dell'attività partiva da una richiesta, 10 metri quadrati, faceva ampliamento. Altro ampliamento, com'era il vecchio regolamento? Non c'era mai un limite e quindi tipo una piazza poteva essere occupata per intero. Allora a questo punto il rapporto è dare la possibilità a una persona di ampliarsi fino al 100% e ridurre lo spazio vivibile della collettività oppure, allora qua entro più nel politico, questa è più una cosa vostra. È chiaro il concetto. Tu hai posto una limitazione al massimo, no? Sì. C'è il 50%. Ma io l'interrogativo che pongo, io mi metto sempre dalla parte del più debole. Perfetto. In questa fase. Uno che ha un'attività oggi, no? Che tiene 10 metri quadrati e tu mi dici dal regolamento che puoi chiedere il 50%, mi dici che chiede? Allora, un tavolino e una sedia per guardare, gente che passa. Partendo dal presupposto che il 50% lo potete sempre modificare in questa sede o con delibera di giunta, parlare del dire io tengo il 10 metri quadri e quindi fuori possono essere 5 metri quadrati, ritorniamo al ragionamento di prima, il suolo pubblico non è un diritto, non è come quando io ho un lotto di terreno, ho 10.000 metri quadrati, devo per forza costruire quella velometria. Avere una superficie, se tu hai la possibilità ti estendi, altrimenti no. Se poi dopo ci sorgono delle esigenze, tipo ci sono determinate attività, delle localizzazioni, dei punti in cui uno vuole dare maggiore concessione, si può fare tranquillamente, è previsto. Articolo 73, norma transitoria applicazione. Sì. I titolari di provvedimenti di concessione di suolo hanno l'obbligo di osservare immediatamente il presente regolamento. Allora, questa qua è norma restrittiva. Significa che in questo momento, con l'approvazione di questo regolamento, chiunque ha una concessione demaniale al concessione di suolo pubblico, nel momento del primo rinnovo, dovrebbe adeguarsi tanto sull'anno prossimo, tanto sulla superficie eventualmente, tanto per esempio sugli arredi mobili. Si deve rinnovare. A meno che, diciamo, sempre come scelta politica, qui non potete mettere l'inciso fatto salvo il pregresso. Il pregresso viene conservato. Potete, allora questa qua è una scelta vostra, voi potete tranquillamente decidere se conservare il pregresso oppure chiedere che vengano di volta in volta adeguati. Però dottore, oggi se io leggo questo regolamento, le vecchie concessioni si devono adeguare, quindi quello che io vado a leggere all'articolo 31... Allora, comma 4, per le autorizzazioni già in concessioni sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, settimo rigo. Mi dici il periodo? Scusa, posso fare un'altra domanda? Perché effettivamente qua c'è molto da approfondire. Volevamo capire un attimo il fatto se rimanevano o meno. No, un'altra cosa, io sinceramente trovo un poco...
nella norma transitoria, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni, i titolari di provvedimenti di concessione di suolo pubblico preesistenti rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento, che in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie della legislazione abbiano realizzato aperture stabili o volumi fissi anche trasparenti nella giacenza in prossimità degli esercizi commerciali su aree, sono tenuti all'immediato. Guardate, io trovo che noi siamo, ma questo non deve essere stabilito in un regolamento. Io ho fatto un'occupazione, ho messo, io credo che sia, allora, fatta salva, sì, ho capito cosa... i titolari di provvedimenti di concessione di suolo pubblico preesistenti rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento, che è in violazione delle norme urbanistiche edilizie della legislazione vigente, abbiano realizzato aperture stabili o volumi fissi anche trasparenti in adiacenza o in prossimità degli esercizi commerciali su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù, o comunque abbiano realizzato a seguito dell'occupazione suolo pubblico qualunque tipo di abuso, sono tenuti all'immediato. Ma non è un regolamento, scusate, come va a stabilire questo? Dottoressa, questa qua è una norma che disciplina norma il contrasto all'abusivismo commerciale. Ma io per un semplice motivo, perché può accadere che in alcune pratiche può essere sollevato il problema che determinate strutture sono state posizionate senza pareri della sovrintendenza oppure concessione demaniali. Ma io non credo che debba essere regolamentato questo. Esistono delle leggi, se uno ha commesso degli abusi, non è un regolamento disciplina se li deve rimuovere o meno, scusatemi, credo. Vabbè, se voi lo volete, questo era soltanto per far capire al concessionario che nel caso in cui l'occupazione fosse avvenuta in violazione delle norme, si doveva adeguare. Io penso che si deve ritirare l'argomento. Io penso che questo regolamento deve essere approfondito e quindi io chiedo al sindaco di ritirare l'argomento. Allora, no, aspetta. Vabbè, però consigliere Florio, ritirare l'argomento, io sono consapevole, stavo dicendo la stessa cosa, ma ritirare l'argomento significa lavorarci e non venire solamente qui a dire non mi piace, significa venire a lavorare, venire a contribuire e dare il proprio contributo insieme ai tecnici che ci hanno lavorato. Per cui questo argomento, che è di interesse generale perché tocca tante categorie, tocca tante attività, persone, e desta comunque preoccupazione, perché pure io voglio capire bene che succede ad esempio per i rinnovi, perché vero è che noi dobbiamo mettere tutti nella stessa condizione, dobbiamo garantire pari diritti a tutti, però è altrettanto vero che esistono strutture che sono già strutturate in un certo modo, domani mattina si troveranno a fare una revisione di quello che hanno, magari che non è conforme, cioè anche su queste cose secondo me noi dobbiamo entrare e poi ognuno dice la sua, chiaramente, però dobbiamo darci uno strumento. Allora, io sono d'accordo su questa, se siete tutti quanti d'accordo, io su questo argomento vedo che ci sono molti dubbi ancora, ma non mettendo in dubbio il lavoro fatto dall'ufficio, che io voglio ringraziare perché comunque è un lavoro complesso, e poi lasciamo stare i copia e incolla ai quali facevamo riferimento con le battute, però queste cose vanno studiate e vanno comunque elaborate. Per cui io direi allora, noi questo argomento, per approfondire maggiormente, per dare serenità a tutto il Consiglio, con responsabilità lo ritiriamo, lo approfondiamo, però già da adesso designerei, spero se vogliamo essere concreti, come non siamo stati con Villa Matarazzo, scusate che lo dico, designerei già adesso un rappresentante di maggioranza, un rappresentante di minoranza, che insieme al responsabile del procedimento, dottore Di Rucci, si mettono a lavorare in maniera tale da poter arrivare qui con un regolamento che sia già visto, approfondito, discusso, e evitiamo poi di arrivare in consiglio con mille dubbi e mille domande. Per cui io già da questo momento vorrei indicare, in maniera tale che le indicazioni che il consiglio darà su un consigliere di minoranza e su un consigliere di maggioranza, io li convoco e li metteremo a lavorare insieme al dottore Di Lucci. Quindi questa è la proposta, ritiriamo e datemi... Dobbiamo dare anche gli indirizzi alla parte... Ma un tuo rappresentante... Allora, l'indirizzo, ma tutto questo,
non si chiude in una seduta, il tuo rappresentante ti spiegherà e ti relazionerà le cose, per cui poi ci sarà la fase conclusiva che si porterà al lavoro. Allora, va bene. Ma senti, ci sarà. Allora, chi nominiamo? Allora, il consigliere Marinelli, che penso che ha approfondito questa cosa, sarà per la... No, la conferenza... Sandro, il lavoro è più complesso da trattare in conferenza di capogruppo. Secondo me va approfondito ancora di più. Dopodiché possiamo portare in conferenza di capogruppo. Ma in capigruppo significa, questo lavoro significa leggere articolo per articolo, entrare nel merito e far esprimere l'ufficio. Allora, il consigliere Marinelli, il consigliere Lo Schiavo, perché tu l'hai approfondito? Consigliere Durato. No, io voglio metterlo adesso nel ritirare la delibera. Il consiglio oggi non ha deliberato niente, ritira e approfondisce. Volete esprimere un consigliere o vi riservate di esprimerlo? Perfetto. Consigliere Lo Schiavo, va bene? Perfetto. Allora, recepita questa disponibilità. Per quanto riguarda la maggioranza, la seguirà il consigliere Marinelli. Confermateci domani se la disponibilità del consigliere Lo Schiavo è confermata. Ok. Dopodiché, va bene. Quindi lo mettiamo adesso. Quando arriverà la comunicazione, io convoco i consiglieri insieme all'ufficio e approfondiranno. Va bene. Ok. A voti unanimi, siamo tutti d'accordo su questo tipo di... Va bene, grazie. Abbiamo votato il rinvio e contestualmente abbiamo deciso di indicare due consiglieri comunali, uno di minoranza e uno di maggioranza, che insieme all'ufficio approfondiscano. Ma sì, ma è aperta, i lavori è aperta, chiunque può partecipare. Va bene, ok, abbiamo deliberato così, abbiamo registrato. Allora, argomento numero 6, che è all'ordine del giorno. Articolo, grazie architetto. Sindaco, scusi, prima di passare all'argomento. Allora, articolo 3,16 prima di passare alla trattazione dell'argomento, io volevo porre una questione pregiudiziale sospensiva ai sensi dell'articolo 30 del regolamento, che secondo me, questa cosa non può essere trattato in quanto contrasta con norme di legge. Quindi se vuoi che ti faccio la dichiarazione, perché in effetti secondo quello che la nostra interpretazione, la mia in particolare, questa delibera non può essere trattata in sede separata rispetto al rendiconto, in quanto contrasta con la legge di stabilità, la 190 del 2014, che ha modificato il decreto legislativo 118 del 2011. In particolare, tale norma al comma 7, articolo 3, comma 7, mi segue dottore? Quindi articolo 3,7 dice chiaramente che i contributi previo parere dell'organo di revisione provvedono contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014 al riaccertamento straordinario dei residui consistente in eccetera eccetera. Poi al comma 8 dice che l'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di unico atto deliberativo. Quindi la giunta si doveva esprimere e poi questa delibera veniva in consiglio unitamente all'approvazione del rendiconto, quindi era un tutt'uno, diciamo, perché il Consiglio Comunale doveva poter avere un quadro complessivo del rendiconto insieme ai residui attivi e passivi, altrimenti vi è una forma di elusione all'argomento, perché una cosa è approvare il rendiconto con avanzi di amministrazione di 988.000 euro, poi andare in giunta dopo 5 minuti e dire no, ma al 1 gennaio siamo a 2.008 meno, e le cose contrastano e stridono in maniera particolare. E questo infatti la norma lo dice chiaro, quindi gli argomenti che stiamo trattando, perciò ho fatto la richiesta di fusione del primo argomento con questo, perché
sono argomenti che non possono essere trattati secondo quello che è il nostro modo di vedere. Quindi io faccio questa proposta che è in contrasto con il comma 7 e il comma 8 dell'articolo 3 della legge la finanziaria 2014. Se lei mi può dare notizia, io rimango qui. Grazie. Allora, io pongo la questione, poi se il Consiglio ritiene avanti, lo ritiene. Allora. È sempre la maggioranza che dice. No, è soltanto l'intervento. Allora, la legittimità viene. Quindi l'articolo 30, segretario, che cosa chiede? Allora... La questione pregiudiziale che ha per oggetto la legittimità sotto ogni profilo. Allora, quindi il consigliere ha chiesto la questione pregiudiziale che ha per oggetto la legittimità sotto ogni profilo della proposta di delibera all'ordine del giorno. Quindi non c'è nessun profilo. Allora, però voglio far esprimere anche il responsabile. Se su questo argomento, perché il consigliere sostiene una questione, pone una questione di legittimità di questo provvedimento, in quanto sostiene che doveva essere adottato contemporaneamente al rendiconto questo provvedimento. Quindi vogliamo chiarire per cortesia il comma 7 e il comma 8 del decreto del 118, dal 190. Allora, riproponi il quesito. Posso anche ripetere, in effetti sì. Io dicevo questo, che questa delibera secondo me, non può essere trattata in sede separata rispetto all'approvazione che è stata del rendiconto, perché andavano fatte in giunta sì, ma trattate nello stesso argomento consiliare dell'approvazione del rendiconto, perché sono due momenti che non possono viaggiare diversi, che da una parte mi si dice che c'è un avanzo di amministrazione, poi dopo 5 minuti mi si dice che c'è un disavanzo tecnico di 1,8. Poi lo rivediamo con la delibera successiva e dice no, ci siamo sbagliati, ma è 2,8 milioni. Cioè qua stiamo dando numeri abbastanza seri, non è che stiamo dando... Attenzione, non ti allargare su stiamo dando numeri così, perché è una tua sbagliatissima interpretazione. Io mi sto attenendo alle delibere che voi avete fatto. Comma 7 e comma 8. Io sto dando i numeri di quelle delibere, punto. Non sto dando numeri miei, quindi dico quello che voi avete detto in delibera. Allora, io ritengo che ai sensi della legge 190, che è la legge di stabilità 2015, del 23 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 e comma 8, l'argomento non può essere trattato perché andava fatto unitamente alla delibera di consiglio insieme al rendiconto. Punto. Questa è la questione. Va bene. Grazie. Vogliamo chiarire questo aspetto? Ragioni, prego, dottore. Grazie. Allora, buonasera a tutti. E mi dispiace, mi fa piacere intervenire, però non è un piacere, cioè non amo intervenire nei consigli comunali. Perché sono discussioni di carattere politico, quelle tecniche le trovate di solito tutte negli atti, perché di solito quello che c'è da dire tecnicamente sta negli atti. No, lo so, ho capito. La procedura è abbastanza chiara per il riaccertamento straordinario dei residui. Contestualmente all'approvazione del rendiconto di esercizio si deve adottare in giunta la delibera di riaccertamento ed è un potere della giunta poi va data notizia al consiglio comunale nella prima seduta utile, cioè, credo questa sia la prima, non lo so se è la prima, successivamente ci sono 45 giorni di tempo per adottare la delibera consiliare che stabilisce le modalità di riparto di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo venuto fuori dall'attività di riaccertamento. Tutto questo è nella riforma della contabilità, nei principi contabili e nella circolare del Ministero degli Interni attuativa della riforma. Quindi, ricapitolando, cosa dice il 118, i principi contabili e la circolare di attuazione? Che si approva il rendiconto di esercizio al 31-12 con le vecchie regole contabili. La giunta immediatamente dopo, quindi presumibilmente mi sembra abbiamo fatto la sera del consiglio, contestualmente approva la revisione straordinaria dei residui.
e questo è stato fatto contestualmente. Poi è intervenuto il decreto 78 che ha dato tempo anche fino al 30 giugno eventualmente per fare il riaccertamento dei residui, ma è un ulteriore termine che noi non abbiamo utilizzato se non per fare una rettifica a quella delibera che aveva un errore di riporti contabili. E poi sempre il 118, i principi contabili e la norma di attuazione che è la circolare del Ministero ci dà 45 giorni di tempo come termine non perentorio, ma comunque che noi rispettiamo perché mi sembra scadano in settimana o la settimana prossima, per adottare un provvedimento che non è di riaccertamento dei residui. Questo qua è il provvedimento di ripiano del maggior disavanzo che deriva dall'attività di riaccertamento, che è un'altra cosa, non è il riaccertamento dei residui straordinario è una competenza della Giunta che si è esaurita con la delibera, mi sembra la 90 e poi la 113 del 25 maggio e del 2 di luglio. Questo è il chiarimento. Grazie dottore. Va bene, chiarito questo aspetto che è rispettoso. Che è rispettoso. Ritenete così? Insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non solo, pareri anche del revisore dei conti, vabbè, pareri del responsabile e la legittimità. Avete scritto queste cose? È la legittimità. Sì, sì, sì. No, a parte la trascrizione. Grazie. Allora, il decreto legge 126. Al termine del periodo di sperimentazione sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del decreto legge 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009. Che pertanto, a partire dal 1 gennaio 2015, tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di semi-armonizzazione e poi dal 1 gennaio 2016 alla armonizzazione dei propri sistemi contabili e di bilancio. L'articolo 3 del citato decreto disciplina il processo di riaccertamento straordinario dei residui e individua gli adempimenti operativi necessari all'assolvimento degli obblighi normativi, segnatamente in caso di disavanzo tecnico o di maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, commi 15 e seguenti. In relazione a quanto evidenziato nel punto precedente, il Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Interno del 2 aprile 2015, ha regolamentato in modo analitico e dettagliato le modalità operative e temporali del ripiano del disavanzo tecnico o del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui. L'articolo 2, comma 2 del predetto decreto stabilisce quanto segue. La quota del disavanzo dal 1 gennaio 2015, determinato a seguito dei riaccertamenti straordinari effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 118/2011, di importo corrispondente al disavanzo, è individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014. È ripianata dagli enti locali secondo le modalità previste dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2267. L'articolo 188 del testo unico disciplina che nella versione in vigore dal 1 gennaio 2015 le modalità ordinarie di ripiano di disavanzo di amministrazione, nonché la tempistica e gli aspetti operativi dello stesso, sanzionandone l'inadempienza con lo scioglimento del Consiglio Comunale mediante equiparazione alla mancata approvazione del rendiconto. L'articolo 2, comma 2 del predetto decreto stabilisce quanto segue. Le modalità di recupero del maggior disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 118 sono tempestivamente definite con delibera consiliare e in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16 del decreto legislativo 118 del 2011. Come modificato dall'articolo 1.538 della legge 23 dicembre 2014 e dal presente decreto nelle more dell'emanazione del decreto di cui l'articolo 3,15 del citato decreto legislativo 118/2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero dei maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del Collegio dei Revisori. Dato atto che con delibera di Consiglio del 27 maggio è stato approvato il rendiconto della gestione, che con delibera di Giunta del 27 maggio è stata rettificata con deliberazione di Giunta rettificata con delibera di Giunta Comunale del 2 luglio è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui,
Rilevato che l'allegato 5/2, prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui approvato in 1 alla citata giunta comunale 113, emergono i seguenti dati contabili. Risultato di amministrazione 2014 rideterminato al 1 gennaio 2015 di meno 1.233.318. Un fondo crediti di dubbia esigibilità di 1.538.533, un maggior disavanzo quindi di riaccertamento straordinario di 2.771.851. Rilevato che occorre quindi definire un piano di copertura pluriennale di tale maggiore risultato negativo, secondo le tempistiche individuate nel rispetto in quanto previsto al citato articolo 3,16 del decreto legislativo 118/2011, le modalità esposte all'articolo 2 del DM Economia delle Finanze di concerto con l'interno del 2 aprile, rilevato che per mantenere un buon livello di erogazione dei servizi essenziali ed assicurare condizioni finanziarie e di bilancio sostenibili nel tempo, occorre utilizzare il periodo massimo del rientro del disavanzo concesso dalla norma, 30 anni. Ritenuto a tal fine di adottare una tempistica di rientro pari a 30 esercizi, quote annuali costanti di 90.395, garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo quantificato. Rilevato individuare le entrate correnti genericamente intese come fonte di finanziamento della quota annuale di ripiano del maggior disavanzo, distanziare conseguentemente nei bilanci comunali di previsione la quota annuale di ripiano del maggior disavanzo di 90.395, che ai sensi di quanto disposto dal DM 2 aprile 2015, il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale, previo parere del Revisore dei Conti, che in ragione del rinvio del bilancio di previsione 2015, questo ente in esercizio provvisorio ex articolo 163. Pertanto, visti il decreto legislativo 267, i principi di contabilità applicati, il regolamento di contabilità, il parere di autorità tecnica espresso dal servizio finanziario, il parere dal Collegio dei Revisori dei Conti, propone di deliberare. Di prendere atto del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica o maggiore disavanzo di riaccertamento straordinario dei residui, pari a 2.771.000. Siccome determinato con la delibera di giunta comunale 90 del 27 maggio, modificata con delibera di giunta del 2 luglio, di stabilire che il predetto maggior disavanzo di 2.771.000 debba essere ripianato per le ragioni espresse in relazione istruttoria in 30 esercizi a quote annuali costanti per 90.395, garantendo la piena copertura con l'esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo quantificato, di individuare le entrate correnti genericamente intese come fonte di finanziamento della quota annuale di ripiano del predetto maggiore disavanzo, di applicare e stanziare conseguentemente nei bilanci comunali previsti dal 2015 al 2044 la quota di ripiano del predetto maggior disavanzo per 90.395 all'anno, di dichiarare, stante l'urgenza, il presente immediatamente esecutiva senza articolo 134. In buona sostanza, in che cosa consiste questa delibera? Dunque, come sapete, da quest'anno l'armonizzazione dei sistemi contabili impone la revisione dei residui attivi e passivi, che, come abbiamo avuto già modo di dire in questo Consiglio Comunale, sono i debiti e i crediti che presenti nel bilancio del Comune. È stata già fatta in fase di approvazione del rendiconto uno stralcio che mi sembra di circa già una parte di questi sono stati già stralciati in sede di approvazione, ricorderete, con relazione dei vari responsabili che hanno certificato le nature del credito, la sussistenza di questo credito, e quindi hanno modificato e hanno già in base di rendiconto stralciato queste. Io cercavo il manuale, quello che stamattina mi sono portato, quella tabella riepilogativa. Ce l'hai tu? Perfetto. Ce n'è un'altra, pure io dovrei averla. Vabbè, questa sì. Allora, abbiamo approvato il rendiconto con un avanzo di amministrazione già al netto dei crediti che erano stati, crediti e debiti stralciati dalla somma algebrica di tutte le poste che erano state annullate in quella sede, con un avanzo di amministrazione di 988.000 euro. Subito dopo, immediatamente lo stesso giorno, pochi minuti dopo il Consiglio Comunale, la Giunta ha rideterminato, come dispone la legge, l'accertamento straordinario dei residui attivi e passivi, perché l'accertamento ordinario è stato fatto già in fase di approvazione del rendiconto. L'accertamento straordinario ha determinato uno stralcio, una rivisitazione
E qui Morano faceva riferimento alla delibera 90, quando ancora risultava nel bilancio del comune di Castellabate il decreto di concessione poi revocato per l'abbattimento di Castelsantra, era uno di questi iscritti in questa partita, in queste poste iscritte in bilancio. Quindi è stata fatta questa rivisitazione di tutte queste poste ed è venuto fuori un residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, e quindi sono residui attivi cancellati per 8.792.851, residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate 7.310.353. Quindi la somma algebrica passa da 988.647, che è il risultato all'esercizio al rendiconto 2014, meno i residui che sono attivi che sono stati cancellati per 8.792, più i residui passivi, perché chiaramente sia la parte entrata che la parte uscita hanno avuto questa rivisitazione dei residui, per 7.310. Poi a questo che cosa interviene? Interviene una imputazione, perché il principio di cassa, chiamiamolo di cassa, va a imputare i residui negli anni in cui sono di competenza. Per cui, ad esempio, i mutui nella parte uscita vengono imputati nell'esercizio in cui è prevista l'attuazione, quindi la spesa di questa competenza, come nella parte entrata un carico tributario di un tributo che viene accertato a ottobre, chiaramente va in questo esercizio con il nuovo sistema contabile, sarà imputato nell'esercizio in cui si manifesta questa entrata, per cui l'anno successivo o negli anni successivi. Quindi per via di questa rimodulazione, per via di questa corretta imputazione agli esercizi in cui sono esigibili sia nella parte entrata che nella parte uscite, ha determinato residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili 6.387, residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili 5.905, e quindi questo ha portato un risultato, poi al quale va aggiunto un fondo pluriennale vincolato per 257.455, che sono delle entrate che si sono già registrate nel corso degli esercizi precedenti, quindi sono già nelle casse del Comune, noi abbiamo dovuto iscrivere come fondo vincolato perché ha già una destinazione, ed ecco motivo per cui è stata necessaria una seconda delibera, perché si è verificato, andando a sistemare tutte queste partite, che erano delle voci di entrata già presenti, già incassate dal Comune, che appunto sono state poste come fondi pluriennali vincolati. Tutto questo, questa somma algebrica di queste voci che partono dal conto consuntivo che partiva da 988, facendo la somma algebrica di tutte queste imputazioni corrette, stralci di residui attivi e passivi, ha portato a un risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, ossia dal 31 dicembre 2014 col risultato di amministrazione col vecchio sistema al 1 gennaio 2015, quindi con l'armonizzazione col nuovo sistema col quale sono state fatte queste operazioni che ho poc'anzi elencato, si arriva a un risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario dei residui per 1.233.000, quindi segno negativo di 1.233.318. Quindi questo è il risultato dopo il riaccertamento e dopo queste operazioni. A questo che cosa noi dobbiamo aggiungere? Per quest'anno l'armonizzazione di questi sistemi contabili obbliga gli enti locali a iscrivere nel proprio bilancio, in questo fondo, i crediti di dubbia esigibilità. Difficile esazione li definisce. Quindi questi crediti per il Comune di Castellabate vengono considerati sulla scorta di una percentuale calcolata nell'ultimo quinquennio, e cioè sui tributi, sui ruoli, sui carichi del Comune di Castellabate si va a calcolare la percentuale di incasso. Questa percentuale di incasso, che viene mediata negli ultimi 5 esercizi, ha fatto sì che viene fuori un numero che è pari a 1.538.533, che è un numero che noi dobbiamo appostare come fondo crediti di dubbia esigibilità e dobbiamo ripianare negli anni. Quindi il risultato che viene fuori dal 1.233.000 dopo il riaccertamento, al quale dobbiamo sommare
perché la legge chiara ci obbliga ad appostare queste poste per i fondi di dubbia esigibilità, 1.583.000. Ed ecco che la parte finale, quindi il totale della parte disponibile, quindi dalla somma del risultato dopo il riaccertamento più gli accantonamenti per i crediti di dubbia esazione, di dubbia esigibilità, sono totali per 2.771.851. Questa viene definita procedura di disavanzo di carattere tecnico, proprio perché la legge, il legislatore, ha previsto per gli enti locali la possibilità, da questa revisione di tutti i ruoli che sono presenti nei bilanci dei comuni, per avere un'armonizzazione e per consentire il principio di cassa effettivo, sapere quali sono i ruoli, quindi quali saranno le entrate nel corso dell'anno, per calibrare, parametrare le spese che l'ente dovrà sostenere nel corso dell'anno. Ed ecco perché si arriva a questo risultato. E il legislatore ha previsto, proprio in attuazione di questo decreto, l'armonizzazione dei sistemi contabili, a partire dal 1 gennaio 2015, la possibilità di spalmare su 30 esercizi, limite massimo, la possibilità di spalmare su 30 esercizi questo disavanzo, che è un fondo che noi costituiamo in questa fase, un fondo che costituiamo, al quale noi potremo, ogni anno dovremo destinare in fase di bilancio di previsione 90.000 euro, ma è un fondo che comunque alla fine dell'esercizio, quindi in fase di risultato di amministrazione, risultato di gestione e di rendiconto, noi possiamo decidere di destinare gli eventuali avanzi di amministrazione dei prossimi esercizi a questo fondo, all'abbattimento di questo fondo, che verrà rimodulato a secondo dei risultati di amministrazione futuri. Quindi se ci sono degli avanzi è come nel bilancio civile, nel bilancio che si va a creare il fondo, e quindi in questo fondo noi possiamo accantonare i risultati delle amministrazioni, i risultati di gestione degli esercizi futuri, fermo restando che tutto questo va comunque ripianato entro i 30 anni consentiti dalla legge. Però noi possiamo anche decidere, se i risultati di gestione saranno, ci consentiranno degli avanzi di amministrazione, di poterlo ripianare in minor tempo possibile. Quindi a questo è dato il parere del responsabile, dottor Bonino, il parere del revisore dei conti, che ha espresso il proprio parere favorevole con verbale numero 13 del 2 luglio 2015. Questa è la proposta, per cui noi, in ossequio a quanto previsto dalla legge, entro 45 giorni comunichiamo le modalità conseguenti al riaccertamento dei residui attivi, riaccertamento straordinario dei residui, comunichiamo al Consiglio, ai sensi dell'articolo 3,16, la delibera, cioè il recupero del disavanzo, le modalità con le quali si recupera questo disavanzo tecnico di amministrazione. Quindi questa è un provvedimento che viene fatto dal Consiglio Comunale entro 45 giorni, come dice la norma, dall'approvazione del riaccertamento. Quindi il riaccertamento noi l'abbiamo fatto in giunta il 27 maggio, entro i 45 giorni viene proposto questo provvedimento. Prego, allora. Interventi. Quali sono stati i criteri adottati dalla Giunta per rendere inesigibili queste cose? È la domanda qua, e poi andiamo, perché qui è più l'aspetto politico che tecnico a questo punto, perché quali sono stati i criteri di eliminare determinate entrate che pure ho visto qua, e quindi cui si è ispirata la Giunta? Questa è una domanda cui intendo avere una risposta. Vedete, è un aspetto tecnico ma soprattutto politico. Noi ci siamo sforzati di indicare la via maestra come amministrare la cosa pubblica. È dal 2012 che diciamo, vedete, che c'è un disavanzo di amministrazione, 2013 disavanzo di amministrazione, con i documenti che noi abbiamo in nostro possesso, l'ultimo disavanzo che mi avete era quello del 27 maggio 2015,
noi portavamo un disavanzo con le carte dateci, perché questa è un'altra cosa da risolvere, anzi è opportuno che vengano date, perché se c'è un errore si fa correggere. Non ci vengono date il perché ai posteri l'arda sua antenza, perché non vengono date le carte, è uno dei motivi per cui siamo arrivati qua. Allora, all'una del 2011, del 27 maggio 2011, questo comune, la minoranza dichiarava il disavanzo di amministrazione di 144.000 euro, la maggioranza perseverava giustamente nel disavanzo, dicendo che c'era un avanzo di 988 milioni di euro. Questo 144 scaturiva dai dati in nostro possesso, che è solo il 30% dei dati in nostro possesso. Allora, però l'aspetto è politico. La facile corsa alla spesa pubblica, la mancanza di trasparenza della contabilità del comune, dall'insediamento dell'amministrazione Spinelli, il mancato rilascio, lo ripeto, dei documenti, la grave situazione contabile dell'ente, sempre evidenziata dall'approvazione del consuntivo 2012, con i rilievi sulle criticità in relazione all'effettiva solidità finanziaria dell'ente, l'inesistenza di alcuni residui attivi dormienti dichiarati dal responsabile, e c'è tutta una questione che non mi voglio ripetere, cancellati successivamente qualche tempo fa, era residui attivi dormienti in sede di approvazione dei rendiconti finanziari del 2013-2014, noi abbiamo evidenziato. È l'occultamento dei debiti. Dicevo nell'ultima seduta, abbiamo di fatture, nostro possesso, documentazione avuta eccezionalmente, 6 milioni oltre di fatture in evasa. L'aumento costante dal 2011 della spesa corrente, l'assunzione che si possono fare e che non si possono fare, l'utilizzo di collaboratori per far fronte alle esigenze ordinarie degli uffici, l'affidamento di incarichi tecnici in via diretta senza effettuare la procedura comparativa prevista dall'articolo 91,2 del decreto legislativo 163 del 2006, i contratti di servizio e gli atti posti in essere dal luglio 2011 dall'ente elusivi delle regole del patto di stabilità, lo sforamento del patto di stabilità del 2012. E chi non ricorda gli scambi epistolari e la stampa tra il sindaco e la minoranza, che diceva che fino a quando trovammo un funzionario dirigente che fece il suo dovere e dichiarò che effettivamente il patto era stato sforato. Lo sforamento del 2012, il rispetto del patto di stabilità negli anni 2013 e 2014 conseguito artificiosamente mediante una non corretta imputazione delle entrate, delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio, il non rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nell'affidamento ed esecuzione di opere, servizi e forniture. Tutte queste, diciamo, irregolarità, per essere benevoli, sono la causa del default, del fallimento, con la complicità anche di chi è preposto a tutelare gli aspetti legali in quest'ente. Il comune di Castellabate è stato catapultato in un fallimento. Vedete, non è il problema del cancellazione dei residui, ci sono i residui, è quello sommerso ancora che è grave, perché la cancellazione è un fatto dovuto, un fatto tecnico, cancellazione tecnica. Ma se voi pensate che in un giro di un anno abbiamo dovuto ricorrere alla Cassa Depositi e Prestiti, prima per finanziare 960.000 euro circa,
successivamente 3 milioni dal 2015 al 2044. Oggi questo disavanzo, che noi riteniamo, mi voglio augurare che sia qui, sia fermo qui a questi 2.777.000 euro, ma sospetto che sia molto molto di più. Se ci date le carte, noi ci confronteremo democraticamente, come si suol fare nei consigli comunali. Quindi che cosa occorre in questa fase? E vedete che stamattina, quando io dicevo andiamo a rincorrere all'aumento delle tasse, delle imposte, dei tributi eccetera, e facciamo la politica che ha fatto l'Italia fino ad oggi. Chi viene Europa se ne abbatte. Ma è un fatto di coscienza pure qua. Allora incominciamo ad amministrare con diligenza, accortezza, nel rispetto delle regole, non vedendo questi poveri eletti come quelli che vogliono affossare, quelli che vogliono collaborare nella chiarezza, nella trasparenza, così come dice la legge. Allora, vedete, c'è una riflessione grossa da fare. Noi andiamo 92.395,05 in 30 anni dal 2015 con questo finanziamento. Poi si fa fino alla consiliatura. Quando finisce la consiliatura? 2016. Poi non si può, come ho letto io, ho potuto anche sbagliare. 2016 si continua nel mutuo dei 30 anni se oggi partiamo. Però ci sono, se non puoi andare successivamente al di fuori della consiliatura, se ci sono altri fattori di disavanzo che emergeranno potranno emergere, ecco, da queste cose qui. Allora vedete, oggi è difficile, lo so, era difficile ieri, è difficile oggi, però con un po' di buona volontà, seguendo un po' le regole, cercando di dire anche no quando bisogna dire, perché è bella la politica, soprattutto la politica quando uno sa dire di no nel rispetto delle regole. Ma se diciamo a tutti di sì, poi vengono qui 6 milioni di fatture in evase, anticipazione di cassa con la banca, su cui paghiamo, su cui i cittadini pagano gli interessi del 5,50% se non sbaglio. E allora tutte queste cose vanno a gravare notevolmente sui bilanci odierni, cioè 2015, sul 2016 e anche sul 2000. Poi c'è questo spalmamento sul 2017, su alcuni dice esigibile 2017, ancora non abbiamo approvato il piano annuale, triennale, quindi. Però quello che vorrei capire bene, perché ci sono alcune voci, ecco 24, perché non si è pagato, pur avendo la convenzione col comune di Castellabate, ecco, non si è pagato, non ha pagato il canone, ecco, perché si rende oggi inesigibile, cioè non esigibile una cifra dove c'è una convenzione con i privati? Faccio un esempio, è stato cancellato. Ecco perché questa cancellazione straordinaria prevista dalla norma deve essere supportata da criteri di obiettività e da supporti tecnici, giuridici e anche. Quindi ho visto qualcosa del genere, ho visto ad esempio la tassa di scopo, dopo 2 anni dall'approvazione del progetto, non potete riscuoterla più, almeno che non fate qualche altra cosa, qualche altro atto consiliare. E voi ancora mettete nelle parti esigibili la tassa di scopo. Le tasse di scopo ci sono per Villa Matarazzo, 200.000 euro qui, il 30%, 60.000 euro di Villa Matarazzo sono con la tassa di scopo, ormai non più attuabile se non si fanno determinate delibere di consiglio qui e si dilunga nei 10 anni il piano della tassa di scopo. E così tante altre piccole cose, tante opere pubbliche con la tassa, finanziate con la tassa di scopo. Se ancora rimangono qui, quando andiamo a vedere che il dottore è venuto da poco, non può sapere tutte queste cose, la tassa di scopo, Villa Matarazzo, non lo può sapere. Però ecco,
si doveva, avevate detto con l'altro ragioniere, volevate fare la commissione per vedere quali eliminare, ma la commissione logicamente è supportata dalla documentazione tecnica. Quindi quello che noi dobbiamo, e oggi è un giorno triste per i cittadini di Castellabate, perché vanno ad accollarsi un'altra spesa, un altro mutuo, un'altra cosa, altre cose. Comunque non è un mutuo, è un intervento su spese correnti, sulla cattiva gestione che nel tempo si accumula e non è reale. Io mi voglio augurare che sia reale e finisce qui, però ci sono cose che ancora, ecco, il disavanzo segnalato nel consuntivo 2014, in cui si chiudono a riccio, dicono, noi diciamo le sciocchezze e loro dicono la verità. Questo è il risultato della vostra gestione da 4 anni. Grazie Maurano. Prego, altri interventi? Bene, grazie. Allora, se non ci sono interventi, prego. Allora, io non entro nella parte tecnica, perché mi rendo conto che probabilmente la legge dello Stato ha fatto molto confusione. Io l'altro giorno ne abbiamo parlato con la segretaria, mi sono meritato il titolo di professore. Probabilmente sono io a non capire quando si scrive in un atto dello Stato che vi vengono approvati contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014 il riaccertamento straordinario dei residui, poi il ragioniere mi dice ma quella c'è stata una nota, io gli credo senza né leggerla, non c'è una nota successiva. No, aspetta però, aspetta, siccome non ci ascolta nessuno, il consigliere dice delle cose che poi non possono essere replicate e ascoltate, allora completa, poi dopo eventualmente daremo perfetto. La parola. Perfetto, no, ma voglio dire, alla fine l'importante è capire oggi qual è la situazione contabile di questo comune, a prescindere da quello che poi ci troveremo di fronte oggi o ieri. Perché il discorso è che noi stiamo attivando da 2-3 anni queste procedure di mutui ventennali, trentennali. Abbiamo fatto, voterete questo mutuo trentennale, abbiamo fatto un... scusami, oggi tu che voti? No, oggi tu che voti? Capisco che non è materia tua, che non sono mutui, vai avanti. Non sono mutui. Quindi... Cioè è una somma, è un debito o non è un debito? No, perché vedo che gli zombie, oltre a ridacchiare, si permettono anche di fare osservazioni. Allora, io quello che voglio capire... No, io mi permetto di chiamare i zombie, perché vai avanti. Non dà un contributo e si alza la mattina e viene a ridacchiare e non ce l'ho con te. Su altre... No, non ce l'ho con te. Vai però, avanti. Però, allora, quello che oggi mi interessa capire... Tu fai una valutazione su un maggior disavanzo di 2.771.000 euro, a fronte invece di un avanzo di amministrazione che ci è stato portato in consiglio il 27 di maggio di 900.000 euro. Ora, quello che bisogna capire, l'abbiamo finita qui? Due, quando cominceremo a cercare di dare un equilibrio diverso, e parlo al plurale perché è un concetto di amministrazione, quando cominceremo ad andare a fare una definizione diversa dei crediti, quando cominceremo a ridurre le spese, quando ci sarà una programmazione diversa che si è tentato di fare non si procede? Allora torniamo e vado nel mio, visto che quando vado nell'altro non mi è possibile. Quando andiamo a ridefinire la riscossione dei tributi? Perché oggi abbiamo approvato il nuovo regolamento del servizio idrico integrato, dove probabilmente ha ragione
l'assessore Ambrosano sia una, probabilmente un'azione più forte verso chi non paga. Per questo l'hai votato. Fermo restando che mi pare che qualche distaccamento è stato fatto anche nei giorni precedenti. No? Sono stati distaccati. Ma il discorso è un altro, cioè vogliamo capire innanzitutto chi paga e chi non paga? Vogliamo capire, visto che come dice il sindaco, finalmente le entrate dal servizio idrico sono molto inferiori alle fatture che paghiamo all'ASIS, da dove arriva questa differenza? Se è puramente una mancanza di pagamenti, che sicuramente c'è, o c'è bisogno di fare un intervento sulla rete idrica invece di disperdere i soldi della rete idrica sull'arredo urbano? Allora, io ricordo che c'era una programmazione, c'era un progetto sulle reti idriche, sulle reti fognarie. Quando decideremo o deciderete di fare degli interventi su questo? Perché io mi rendo conto che questi sono numeri e probabilmente sono anche certi, al di là di una correzione di una, della delibera 90 con la 123, quello è un errore che ci può stare, sono grandi numeri, ma in realtà percentualmente non è quello il problema. Quando si deciderà di fare un bilancio puro dove si va a capire chi non paga, perché non paga e quando finalmente lo faremo pagare? Perché questo è il discorso di fondo. Ricordo una delibera di consiglio, anche quella non votata da me, dove sostanzialmente si è andato a fare una dilazione a gente che non paga da anni e sono arrivati. Voi avete ragione, l'avete fatta e l'avete fatta bene, secondo voi, secondo me no, perché è arrivato un gruppo di persone, i nostri storici clienti, quelli che non pagano da 20 anni, che sono venuti a dilazionare senza fideiussione perché si è deciso di portare un valore altissimo alla fideiussione e quindi abbiamo creato un ulteriore credito mentre continueranno a non pagare. Allora, il problema non è solo e soltanto i 2,7 milioni, il problema è che domani mattina continueremo ad avere più spese degli introiti? Possiamo attivarci in maniera diversa, non solo dal punto di vista tecnico, perché poi parliamoci chiaro, al ragioniere, al funzionario dell'area economica e contabile, al funzionario dell'ufficio tributi, nel momento in cui gli diamo un software che funziona e hanno le loro capacità, quello è, non è che ci possono tirar fuori i miracoli, c'è una quota parte di soldi da andare a prendere, ma è responsabilità politica, non è responsabilità solo degli uffici. Gli uffici al massimo fanno quadrare i conti. Quello che deve essere fatto è un'azione strategica diversa, dove si deve capire dove il comune stesso da solo perde, dove il comune stesso da solo fa azioni che non sono remunerative, e non parlo del sociale, che è altra cosa, che è un argomento dove è chiaro che il comune deve andare in perdita. Quando noi decideremo di fare azioni per monetizzare un qualcosa, quando andiamo sulle grosse perdite nostre, gli acquedotti, le spese per le fognature, le spese per i sollevamenti, quando interveremo su questo con una seria programmazione, quando decideremo di attivare un finanziamento su quello anziché sui piazzali, quando faremo il mutuo? Come mi sfugge la parola, la devoluzione di un mutuo da una strada a un muro all'arredo urbano invece di andarla a fare su un impianto di sollevamento, su un intervento di una riqualificazione di una condotta? Questo è il grande interrogativo. Quando si deciderà di cominciare a fare questo realmente? Grazie. Grazie. Prego, consigliere Rizzo. Niente, quindi estendendo un po' diciamo gli interventi che mi hanno preceduto, la domanda sorge spontanea, sindaco. In effetti, facendo una valutazione un poco più ampia, di tipo politico, diciamo, noi ci stiamo rendendo conto dove stiamo portando il bilancio dei prossimi 30 anni? Prima Mavorano parlava dei 3 milioni, quello è un mutuo per pagare i debiti alle imprese, 3 milioni col decreto 35 viene fatto e viene spalmato a 30 anni, mutuo. Poi abbiamo anticipazioni di cassa presso il tesoro di 2.550.000 e quelle pure sono spese che stiamo pagando ogni anno sul bilancio.
poi abbiamo altro mutuo di 900-1000 euro per altri debiti che stiamo pagando, sempre a 30 anni. Adesso andiamo a spalmare, è vero che non è un mutuo, tecnicamente non è un mutuo, ma andiamo a spalmare un debito tecnico che c'è, è stato riscontrato dagli atti, ancora a 30 anni. Più dobbiamo aggiungere ancora i 900-1000 euro di mutui effettivi che abbiamo sugli interventi che sono stati programmati, alcuni a farsi, alcuni in corso di esecuzione. Quindi stiamo dando al Comune un indebitamento gravissimo, cioè che per i prossimi anni chi verrà dopo di noi probabilmente o le future generazioni non potranno fare niente, saranno costretti a pagare i debiti che questa amministrazione sta ipotecando nei prossimi bilanci, quindi non potrà programmare alcun intervento di tipo strategico. Perché, caro sindaco, come diceva prima Durazzo, è inutile togliere 200.000 euro di mutuo da un'opera strategica, quella sì che era un'opera strategica, la Pozzillo Torretta, a fronte di un muro che poi viene devoluto per un altro intervento che è a rete urbana. Quelle erano fondi che probabilmente andavano presi diversamente. E lì la differenza se parliamo di opere strategiche o altri tipi di opere. È bello fare un mutuo di 1 milione e poi spendere per toppare la strada. Quelle non sono opere strategiche per quanto mi riguarda. Sono opere di manutenzione, che è cosa ben diversa. Allora, noi stiamo ipotecando un bilancio alle future generazioni per i prossimi 30 anni. Questo è quello che invito a pensare ai consiglieri. Questo è il grande problema, è politica la questione. Quindi quando noi deliberiamo, cari amici consiglieri, dobbiamo stare attenti a quando facciamo un voto sì e un voto no, perché basta probabilmente mettersi intorno al tavolo e confrontarsi che certe cose probabilmente non accadono. Questo è il punto. È politico, sindaco, perché ripeto, la capacità di indebitamento di questo bilancio, di quest'ente, non c'è più, si è azzerata. Ai numeri si è azzerata. A parte quello che verrà ancora fuori, che ci saranno sicuramente altri debiti fuori bilancio che usciranno, altre situazioni. Quindi io voglio immaginare per i prossimi 10 anni chi verrà ad amministrare, non so chi sarà, c'è, cosa troverà? Questo è il punto. Le prossime generazioni, ancora future, si troveranno. No, questo è serio, si troveranno ad avere dei debiti, ancora non sono nati chi ha il debito. Questo è il punto della questione. Questo è il, quindi vabbè. Io mi invito a riflettere che quello che sto dicendo non sono fatti giusto per dire. È una riflessione seria che va fatta seriamente. Questo è il problema. Grazie. Grazie, grazie consigliere. Allora, altri interventi? Abbiamo terminato. Allora, io ho l'impressione che non... scusatemi, ma che non si è capito bene l'argomento su cui stiamo deliberando. Siamo nel passaggio dalla lira all'euro. Stiamo passando a un sistema di contabilità diversa, dove la legge ti dice, cari enti locali, non Comune di Castellabate, cari enti locali, dovete togliere dai vostri bilanci i residui. Quelli che noi togliamo, caro Maurano, non sono residui che ho iscritto io in questi bilanci, ma sono residui che vengono dal passato, che vengono da un sistema contabile di gestione, fra cui quello che tu ancora oggi reciti, quello di Castelsandra. Castelsandra l'hai perso il finanziamento ed era ancora iscritto in bilancio, in questa sede. Io ti ho ascoltato in silenzio. Allora... In questo momento il legislatore ti dice tutte queste poste che sono iscritte in bilancio, addirittura che vengono dagli anni 80, dagli anni 70, perché c'è stato un lavoro, anzi io lo voglio ringraziare perché lui è qui da poco, ma insieme ai responsabili è andato a mettere mano in tutte le partite, in tutte le iscrizioni dei bilanci, in tutte le iscrizioni dei residui che ci sono nel bilancio del Comune di Castellabate, che ricordano ammontano a più di 25 milioni di euro. Allora, il passaggio, e la voglio semplificare in maniera tale che tutti capiscano, dalla lira all'euro oggi impone i bilanci che devono essere costruiti e devono essere puliti di tutta questa parte residui, crediti e debiti, perché i bilanci passati si costruivano sui residui, cioè sulla possibilità o sulla speranza o sulla previsione di incassare delle somme che poi puntualmente non si incassavano e quindi restavano i debiti.
Quindi, caro consigliere Durazzo, caro consigliere Rizzo, non sono debiti che sta facendo questa amministrazione, non sono mutui che pagheranno i cittadini, ma è l'allineamento di un sistema contabile che prima era basato sui residui e oggi è basato sulla competenza della cassa, che ti dice quando tieni i soldi li spendi. Quindi se tu incassi 1 milione ti prevedi una spesa non di 1 milione, attenzione, perché... E vi prego di leggerla, perché dall'introduzione che tu hai fatto penso che non l'hai letta bene. Vi prego di leggerla, perché non solo dice se hai 1 milione spendi 1 milione, no, ti dice se tu hai una percentuale di incasso del 70% dei tuoi tributi, devi spendere il 70% che tu incassi, e cioè devi mettere, registrare nella parte uscita già il 30%, perché devi costruire un fondo pari al 30% di dubbie esigibilità che tu probabilmente non incasserai, e io vado a rivalutare anno per anno, perché in base agli incassi tu devi programmare la tua spesa. Questa è la gestione della contabilità. Stiamo passando in un sistema diverso. Allora, voglio dire, che cosa è questa delibera di adesso, anche per chi ci ascolta? L'avanzo di amministrazione è quello chiuso al 31 dicembre 2014 col sistema precedente di contabilità, dove nel rendiconto approvato, con i riferimenti, con la legge della gestione dell'ordinamento contabile degli enti locali, portava a un avanzo di amministrazione con iscrizione all'interno del bilancio dei residui attivi e residui passivi, benché già stralciati in quella sede da questa amministrazione con i responsabili che hanno attestato la esigibilità. Come si è proceduto, Maurano? La scelta non è politica, e tu lo sai bene, perché su queste cose non entra la politica, sono i dirigenti che in conferenza di servizi con il segretario e il responsabile dell'area economico-finanziaria hanno dovuto verificare, espulciare per la prima volta, lavoro mai fatto presso il comune di Castellabate, tutte le ragioni, tutti i crediti, tutte le partite poste a iscritte in bilancio, che erano una massa così pesante che determinava un residuo di 25 milioni di euro. Da questa, e tu hai il dettaglio di che cosa è stato stralciato, da questo lavoro che cosa è scaturito? Che sono maturate delle poste, cioè che si sono verificate delle poste che andavano stralciate perché non più esigibili, ma non perché lo dice il sindaco, perché lo dicono gli uffici competenti, e quindi si sono dovuti togliere, te lo dice la legge. Questa operazione, che null'altro è una somma algebrica di quello che togli in parte attiva e di quello che togli in parte passiva, quindi nelle uscite, ha dato un numero. Questo numero non è il numero che ha speso il sindaco, è un'operazione tecnica, lo dice la legge, sulla quale non si ripiana con un mutuo, non è frutto di gestione, è frutto di riequilibrio e di allineamento dei numeri, dei conti. Allora, no, li faccio io, li fanno i funzionari, su queste cose, le materie non ci mettiamo, fammi completare, poi dopo, e quindi questo è quello che noi stiamo facendo oggi, stiamo prendendo atto di questa verifica straordinaria. Perché oggi viene definita straordinaria? Perché è l'ordinamento contabile degli enti locali, che entra in vigore dal 1 gennaio 2015, che la rende straordinaria, non più ripetibile, solo per questo anno, perché è l'anno in cui subentra il nuovo sistema contabile. Allora, che cosa succede? Che questa differenza di queste partite, di queste poste elencate, danno un segno negativo. Il comune prende atto, lo comunica, e entro 45 giorni, perché l'ha fatto la giunta il giorno stesso che ha fatto il rendiconto, come dice la legge, consigliere Rizzo, che cosa ha fatto? Entro 45 giorni lo comunica al consiglio, dicendo in che modo vuoi ripianare questo disavanzo tecnico generato dalla modifica di queste partite, come vi ho detto. Allora, questo porta dei numeri, porta 1.200.000. Poi a questo mettiamo 1.500.000, perché
la legge è chiara, obbliga, oggi è stringente, il fenomeno è vero, è difficile prima, è difficilissimo oggi, perché non c'è possibilità di aggirare o eludere le norme? Le norme sono chiarissime, quindi la legge ti dice che in questa fase devi appostare dubbi, i crediti di dubbia esigibilità per 1,5 milioni, che sarebbe una quota di quelli che oggi noi andiamo a conservare, quindi 1,2 milioni che deriva dalla rivisitazione dei residui attivi e passivi, 1,5 milioni crediti dubbi esigibilità, ma sono dettagli tecnici, sommati sono 2,7 milioni, si crea questo fondo, questo disavanzo di carattere tecnico, che non è spesa, attenzione, badate bene, io capisco il gioco delle parti, capisco il voler far apparire le cose diverse da quelle che sono, ma non sono 2,7 milioni di spesa, sono 2,7 milioni sommati da stralci di partite presenti nel bilancio e appostamenti obbligatori per legge di somme che probabilmente non saranno mai incassate dal comune. Non sono 2,7 milioni che sono stati spesi o che dovranno spendersi, per i quali bisogna fare i mutui o per i quali bisogna andare dai cittadini, significa che per i prossimi anni, qualora tu non decidi di destinare l'avanzo eventuale di amministrazione al ripiano, questo è un fondo che viene riaggiornato ogni volta si va a approvare il rendiconto, perché nella sede di approvazione del rendiconto l'ente potrà maturare degli avanzi di amministrazione che potrà destinare a questo. La legge ti dà un arco temporale massimo di 30 anni e tu nella predisposizione del bilancio di previsione devi avere già 90.000 euro di spesa, che perché finanzierai con le entrate correnti, ti privi di una spesa perché i 90.000 euro li prendi dalle entrate, da questa entrata corrente di fondo di tributi, quindi dalle entrate tu ti privi già di 90.000 euro che vai a postare nell'uscita perché servono a coprire questo. Quindi non è una spesa che si va a fare, ma è un disavanzo tecnico. Benissimo, detto questo. Poi l'intervento, il ragionamento più sensato, logico, serio e secondo me sul quale oggi l'amministrazione, ma non questa, ma gli amministratori e le amministrazioni in genere dovrebbero confrontarsi, è proprio quello che diceva il consigliere Durazzo, cioè la ricerca di un equilibrio diverso. La ricerca di un equilibrio diverso, e qui non a caso noi abbiamo fatto l'argomento precedente, abbiamo approvato un regolamento del servizio idrico. Ebbene, guardate, la discussione è recente, quindi non possiamo dire di non ricordare. La discussione che ha sensibilizzato e che ha maggiormente toccato, che è stata al centro della discussione, qual è stata? Condivisa da maggioranza e opposizione. È quella di non aumentare le tariffe. Ci siamo preoccupati tutti di questo, tant'è che all'argomento abbiamo voluto puntualizzare purché restino invariate le tariffe. Allora l'azione è diversa, è di equilibrio. Lì noi perdiamo il 51%. Questi soldi da qualche parte vanno recuperati. Non li recupereremo noi, forse, perché non siamo capaci, come non è stato capace chi ha gestito prima. Perché? Ma per una buona fede di non voler entrare sul cittadino pressando, aumentando le tasse. Si sta facendo con un'azione di recupero oggi, e lo stiamo facendo. La norma che hai approvato, che l'assessore ha relazionato, consente di essere più incisivi nei distacchi, consente di messe in more, consente di fare le letture in maniera diversa. L'azione è questa, cosa che era mancata, ma non voglio tornare sul regolamento. Ma perché? Va in questa direzione. Poi, allora, l'intervento, le dilazioni riguardano i ruoli e non è né più né meno di quello che anche Equitalia sta facendo oggi, consentendo le dilazioni sull'incasso dei tributi, cosa che né più né meno fa Equitalia. Quindi l'azione che si è voluta fare, cercare di incassare e di incamerare. Allora, poi per quanto riguarda le operazioni di recupero si sta procedendo con i distacchi. Questo regolamento serve proprio a essere più incisivi da questo punto di vista, perché c'è un'azione di recupero importante che noi dobbiamo fare. Il comune ha bisogno di risorse, ha bisogno di liquidità. E quindi queste importi che puntualmente prima restavano nei residui, oggi diventeranno impegni per i prossimi bilanci.
incassarci, perché se tu hai un ruolo di 1 milione e ne incassi 500, gli altri 500 per il prossimo esercizio li devi dire, perché lo Stato dice la tua percentuale di incasso qual è, quindi tu devi creare un fondo per garantire il mancato incasso. Quindi la regola è che devono pagare tutti, i ruoli, le posizioni, tutto quello che è la parte entrata del comune. Il comune ha bisogno di incassarla, perché il comune oramai, caro Maurano, non vive più di trasferimenti, vive di entrate, quindi se tu riesci a pareggiare il servizio, forse riuscirai a dare un servizio ai cittadini, riesci a pareggiare i costi, forse riuscirai a dare un servizio ai cittadini. Se non riesci a pareggiare i costi, ma non parlo del sociale perché sul sociale siamo tutti d'accordo, ma se non riesci a pareggiare questi costi, e quanto costa, e quanto costa, e quanto incide questo servizio, soprattutto servizio idrico e idrico integrato, e voi tutto lo sapete, perché caro ingegnere, non è che non si interviene sulle pompe, sulle stazioni di sollevamento, sugli altri investimenti strategici. Buona parte del bilancio del comune, buona parte di quella che è la gestione del PEG, dell'ufficio tecnico, è investito puntualmente di anno in anno su queste cose. Poi dice spendiamo troppo, vabbè, tu lo sai, l'hai fatto pure tu, spendiamo troppo, no, spendiamo troppo, forse sì, spendiamo troppo. Ma non è vero, perché la programmazione, e tu lo sai bene, noi lo teniamo il progetto approvato, candidato, ed è pronto un progetto di 7 milioni di euro che modificherà completamente le condotte, il sollevamento di lago. Quindi non è che strategicamente non c'è l'idea, non c'è l'idea. È un progetto che è pronto ed è destinato probabilmente, io mi auguro, a essere finanziato, e quello sarà la soluzione di tutto il problema. Ma non è vero questo, perché si sta lavorando su Baia Arena, che comunque è un problema, si sta lavorando sulla condotta idrica e fognaria, anche quello sono risoluzioni di problemi esistenti nel territorio, dove si è messo ordine a acque bianche nelle acque nere e così via. Insomma, i lavori si stanno facendo, però voglio restare sull'argomento, voglio restare sul tema. Quindi per sintetizzare e per chiudere l'argomento qui, capisco che si vuole dare, insomma, l'immagine dell'indebitamento. Questo è un adeguamento tecnico, si passa da un sistema contabile all'altro. Questo null'altro è, tant'è che la norma la definisce adeguamento e ripiano tecnico, natura accertamento straordinario, e quindi approvazione di questo disavanzo tecnico come definito dalla norma, che ci consente di avere i 30 anni come limite massimo. Noi deliberiamo quest'oggi di usare tutti i 30 anni che ci vengono dati dalla norma, fermo restando che, e questo mi sembra che diventa obbligatorio per legge, gli avanzi di amministrazione eventualmente che si dovessero verificare negli esercizi precedenti andranno a rivedere questo fondo, perché se l'anno prossimo c'è un avanzo di amministrazione va ad abbattere questo fondo, viene in sede di riapprovazione di rendiconto rielaborato e riaggiornato ogni volta. Per cui ogni volta, è come nel codice civile, nelle società, l'avanzo di amministrazione costituisce il fondo di riserva, in questo caso noi lo andiamo ad appostare alla rimodulazione di questo disavanzo tecnico generato dall'allineamento al nuovo sistema contabile. Questo è l'argomento, questa è la materia. Poi altre cose ne possiamo parlare all'infinito, insomma, questi sono i dati. Su questo c'è il parere del responsabile e il parere del revisore dei conti. Pertanto, chiusa la discussione, ci sono dichiarazioni di voto? Poi la leggo, si sente? Sì. La leggo comunque come cartaceo, dottore. Non mi avete risposto, però, da come da fare, questo è importante. Vabbè. Perché ci sono le cose cancellate, che non devono essere cancellate. Il responsabile, i funzionari, non sapete, quindi c'è una relazione responsabile. Prego, vai con la dichiarazione. Allora, i sottoscritti consiglieri di minoranza, intendo tutti quanti, dichiarano di votare contro l'argomento numero 6 per motivi di seguito elencati. 1. Poiché nonostante richieste e solleciti non sono stati loro consegnati i documenti necessari al fine di poter valutare dettagliatamente la situazione complessiva dei residui attivi e passivi. 2. La delibera di giunta numero 113 del 2 luglio 2015, che rettifica la precedente delibera di giunta comunale numero 90 del 27 maggio 2015, nella premessa motiva semplicemente la rettifica dicendo
considerato che i prospetti allegati alla deliberazione riportano degli errori immateriali dovuti ad errato e parziale inserimento dei dati nel software che elabora gli stessi, senza indicare dettagliatamente quali siano questi errori materiali. 3. Con l'operazione di accertamento straordinario comporta un maggior disavanzo tecnico al 1 gennaio 2015 pari ad euro 2.771.851, che dovrà essere finanziato in massimo 30 esercizi in quota annuale costante, quindi di 92.395 euro, diventando in tal modo una spesa per i futuri 30 anni. Tale somma, addizionata all'ammortamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti di euro 3.960.000 e ai tanti e inutili sprechi, vale la tasi applicata ai cittadini di Castellabate. Un'attenta gestione del sindaco e giunta avrebbe potuto benissimo evitare alla popolazione di Castellabate quest'altro balzello, specialmente se si considerano le difficili situazioni delle famiglie del nostro comune. Firmato i consigli comunali. Prego. Poi facciamo una copia, cortesemente una copia che ce la diamo. Sì, sì, ora la leghiamo un attimo. Ok, grazie. Va bene, allora pongo ai voti. Pongo ai voti. Allora, assessore, resta un attimo, facciamo il voto. Siamo in dichiarazione di voto, ti risponderemo. Tutti quanti i responsabili hanno fatto. Tutti i responsabili hanno contribuito. Tutti i responsabili hanno contribuito. Allora, chi è favorevole? Ambrosano. È là. Allora, falle fa Maria, falle fa. Allora, chi è favorevole alla proposta così come illustrata? Sette. Contrari? 2, 3, 4, 5, 6. Astenuti? Nessuno. Qui c'è la doppia votazione. Per l'immediata eseguibilità di questa delibera. Stessa votazione. Grazie, alle 16:50. Grazie a tutti.